Live streaming is on. Perfetto, mi sa che ci siamo. Connessione eccellente, dice. Qualche minuto. Qualche minuto e iniziamo con la diretta, come previsto. Alle 15 in punto iniziamo, quindi attendiamo che si connettano un po' di persone. Abbiamo già 5 spettatori. Abbiamo proprio veramente qualche minuto per ricevere. Partiamo. Microfono. Ho il ritorno di microfono di qualcuno. Sono io, lo spengo magari, forse, dai. Grazie. Giusto qualche minuto e siamo pronti. Ci vorrebbe una musichetta di sigla. Buon pomeriggio. Ciao Luca, ci siamo. Siamo pronti alla nostra diretta, 15 in punto, quindi direi di iniziare. Radicare e comunicare, il 28 febbraio 2021, la biodiversità si incontra. Trasmissione del pomeriggio dalle 15 alle 17.30. Stamattina ci siamo visti con altri relatori, abbiamo parlato di come riprodurre i semi, stasera parliamo di reti. Faccio una piccola presentazione della nostra rete dei semi della Sardegna per come dire, introdurre i nostri obiettivi, e tra cui appunto quello dell'autoformazione. E perciò ringraziamo anche i relatori che ci hanno concesso la loro partecipazione. Io sono Salvatore, della rete dei semi della Sardegna. Il nostro gruppo si è formato inizialmente come Casa dei Semi della Sardegna. L'idea è nata dalla necessità emersa in un'assemblea di genuino clandestino Sardegna nel 2016. Siamo un gruppo che per scelta è informale, autogestito e autofinanziato. Collaboriamo con molte associazioni, reti nazionali e regionali. I nostri obiettivi sono la tutela della biodiversità attraverso la diffusione di semi liberi e la condivisione di buone pratiche agricole, organizzando ogni anno degli eventi. Inizialmente ci incontravamo anche una volta al mese, appunto, alla Casa dei Semi della Sardegna. In quest'ultimo anno sempre più, ma è un ragionamento che abbiamo fatto nel tempo, ci siamo resi conto che è necessario spostare l'attenzione principale dai semi a le persone che coltivano i semi, quindi non più casa dei semi, come dire, come quasi banca dei semi, e quindi non qualcosa di statico, ma qualcosa in movimento, in continua evoluzione, quindi una rete di persone. E, oltretutto quest'anno, con le difficoltà negli spostamenti, per ovvi motivi che conoscete, ancora di più si è realizzata la necessità di fare rete tra le persone e trovare altri modi per scambiare. Siamo proprio in un momento, in una fase come Rete dei Semi della Sardegna di riorganizzazione, quindi grazie a voi per tutti gli spunti che ci darete per poter crescere e migliorare nel nostro intento. Abbiamo appena creato appunto il canale YouTube da dove stiamo trasmettendo, leggeremo le domande che verranno fatte ai relatori, non ci sarà il tempo di leggere se arriveranno tantissime domande, cercheremo un po' di filtrare cercando di scegliere quelle che sono diciamo per il bene comune
quindi che hanno magari bisogno di più spazio. Cercheremo quindi comunque di mantenere l'orario che ci siamo prefissati, vabbè, poi se capita che si sfora di un attimino, però in linea di massima cerchiamo di mantenere i tempi, quindi un intervento di ogni relatore di circa 20 minuti, massimo mezz'ora, altri 10 minuti di domande. I relatori di oggi sono Riccardo Bucci, poi a seguire Stefano Invernizzi della Casa dei Semi Caberizzi, seguirà Luca di ASCI, Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana, e a chiudere Eva Polare, fondatrice di Sementi Indipendenti. Quindi presento Riccardo Bucci, direttore tecnico di Rete Semi Rurali, ha curato la redazione di diverse pubblicazioni sulla biodiversità, sull'agrobiodiversità e l'impatto degli OGM sui sistemi agrari. È stato responsabile di importanti progetti europei sulle sementi, come il progetto Soliban per AIAB. Ha collaborato con il Ministero dell'Agricoltura per la redazione delle linee guide per la conservazione della biodiversità agricola. Ci parlerà della loro esperienza della Rete Semi Rurali. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie Salvatore per la presentazione. Sono collegato da casa a Scandicci in Toscana. Mi dispiace non essere potuto venire in Sardegna, sarebbe stata una bella occasione per ritrovarsi, però ovviamente facciamo quello che si può e sono qui a distanza. E volevo un po' brevemente raccontarvi l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni del fare rete. Come dire, da un lato la bellezza che è stata la crescita di questo movimento e dall'altro poi ragionare un po' sulle difficoltà e su come trarre spunti dall'esperienza fatta per realizzare altre esperienze in altri contesti. Allora, la rete nasce nel 2007, noi siamo un'organizzazione di secondo livello, quindi non siamo una rete di singole persone ma di altre associazioni. E nasce nel 2007 dopo circa 5-6 anni di dialogo e discussioni tra le varie associazioni. Quindi il primo punto che, come dire, è essenziale nel capire come migliorare i rapporti tra organizzazioni e come fare rete è il fatto che è un processo molto lungo, è un processo che prende tanto tempo. Spesso più di quello che uno si immagina. E finalmente nel 2007, dopo appunto vari incontri fatti durante l'anno, siamo riusciti a fondare la rete con 7 soci fondatori e nel tempo, oggi a distanza circa di 10-12 anni, siamo arrivati ad avere 30-32 organizzazioni socie. E noi abbiamo nella nostra compagine associativa non solo realtà non profit, quindi altre organizzazioni, altre associazioni, non so, come AIAB, ma abbiamo anche delle organizzazioni profit, quindi uno dei nostri soci è la ditta sementiera Arco Iris, che è l'unica ditta sementiera italiana 100% sementi biologiche e che utilizza varietà in pollinazione aperta. E abbiamo anche un altro socio profit, che è una società che sta a Roma, che si chiama Zolle, che fa la vendita ai cittadini di quello che chiamano l'abbonamento spesa. Poi abbiamo come socio una cooperativa agricola che sta nelle Marche e poi anche un parco naturale. Quindi anche, come dire, soggetti pubblici possono diventare soci della rete. Non è facile mantenere tutta questa compagine che spesso ha sistemi di gestione, obiettivi diversi, non è facile tenerla insieme, però questa è un po' la sfida che ci siamo dati. E attualmente la rete ha una sede dal 2009, vi faccio anche un po' di storico per capire un po' come siamo evoluti in questo tempo, perché all'inizio, quando siamo nati nel 2007, veramente non c'era quasi niente, nel senso che siamo nati in una piccola stanza nell'azienda agricola mia, dove abito. Qui mi vedete nel mio ufficio, ma sto nella campagna toscana vicino Firenze, e avevo uno spazio ex frantoio che abbiamo dedicato insieme ad un'amica che forse qualcuno di voi conosce, che si chiama Maria Francesca Nonne, che è una agronoma sarda che ha studiato qui a Firenze con me, e lei di Fonni, per i sardi in collegamento,
E insieme abbiamo messo su questa esperienza con questo piccolo ufficetto che ci ha permesso di organizzare il lavoro. E da allora diciamo che il lavoro è molto cresciuto sia in termini di persone, di progetti, ma anche e soprattutto in termini di semi. Fatto sta che la gestione della nostra casa semi, che è soprattutto sui cereali, quindi noi non siamo tanto forti sul lato delle ortive, ma conserviamo, perché storicamente siamo nati, abbiamo lavorato all'inizio con i cereali, abbiamo soprattutto una casa delle sementi grande su tutte le varie specie di cereali. Insomma, non ci stavamo più in questo spazio e quindi abbiamo chiesto in giro dove trovare gli spazi pubblici nel territorio. E siamo finiti nel 2019 in uno spazio che per noi ha anche un qualche valore simbolico, nel senso che è una ex Coop abbandonata, perché la Coop aveva fatto un ipercoop più grande, quindi nel quartiere periferico di Scandicci questo ex supermercato era abbandonato. E anche la piazza dove insisteva questo supermercato aveva perso un po' di vita, e quindi noi abbiamo fatto questa operazione anche sociale del territorio e adesso abbiamo un ufficio che ha circa 350 metri quadri con una casa delle sementi dove possiamo conservare tutto il materiale. Stiamo parlando di circa 350-400 accessioni diverse di cereali, che va dal frumento duro al frumento tenero, l'orzo, l'avena, il mais. Da qualche anno cominciato e mancano semplicemente le vecchie varietà italiane, quindi diciamo tutto il materiale prodotto ai tempi degli anni 20, 30, 40 da Strampelli e dagli altri ricercatori, ma anche le varietà locali italiane, quindi pre-miglioramento genetico, e soprattutto le varietà frutto del lavoro di miglioramento partecipativo fatto in questi anni con gli agricoltori, quelle che noi chiamiamo popolazioni, che in alcune specie, soprattutto tenero, duro, orzo, hanno cominciato a circolare tantissimo in questi anni in Italia. E noi queste le abbiamo tutte conservate con un sistema che anche lì, poi magari ne discuteremo durante oggi il pomeriggio. Abbiamo cominciato qualche anno fa a porci il problema di come organizzare il materiale, perché era tanto sia il materiale in ingresso che il materiale in uscita verso gli agricoltori. Ogni anno noi organizziamo delle campagne di semina, in genere autunnali per i cereali autunno-vernini. Da quest'anno facciamo anche quelle primaverili perché abbiamo anche riso, girasole, pomodoro, quindi una serie di culture primaverili. Però era tanto il materiale che andava e tornava, e quindi avevamo necessità di un sistema di tracciabilità interno. E all'inizio, fino a quest'anno, è stato un file Excel che insomma, ci è servito in maniera egregia fino ad oggi. Stiamo adesso lavorando per costruire un database perché i numeri non ci permettono più di continuare col sistema che avevamo prima, abbiamo bisogno di un sistema un pochino più veloce. E quindi questo per dire che oggi la rete è molto attiva sul livello nazionale con campi sia di produzione del seme ma anche sperimentali sulle varie culture un po' in giro in tutta Italia con gli agricoltori e le organizzazioni socie della rete. E è molto attiva sul territorio comunale dove abbiamo l'ufficio perché avendo questo spazio visibile sul territorio che prima non avevamo. Abbiamo cominciato a, come dire, incuriosire tutti i cittadini che abitano vicino a noi e dall'anno scorso abbiamo messo in piedi con il comune dove stiamo un progetto di orti sociali che si chiama Gli Orti della Diversità, insieme a un altro socio della rete che è Sid Vicious, e stiamo cercando di costruire degli orti cittadini urbani a partire dal seme. Quindi gli agricoltori che prenderanno, piuttosto che agricoltori, cittadini che prenderanno quegli orti, non potranno andare a comprare i classici ibridi di pomodoro al consorzio agrario, ma attraverso di noi avranno accesso a tutta una serie di sementi e piantine, di varietà locali. Quindi stiamo facendo un lavoro che da un lato a un livello nazionale, dall'altro poi, grazie a questa nuova sede, si colloca, fisicamente nello spazio in cui siamo, in questo caso Scandicci e la Toscana. Volevo anche citare un paio di riferimenti che secondo me sono utili quando si parla di fare rete. Uno
Noi non abbiamo solo in Italia questo tipo di attenzioni e questo tipo di movimenti sociali che si organizzano. Realtà simili ci sono in tutti i paesi europei. Da qualche anno, circa 5-6 anni fa, abbiamo fondato insieme ad altre organizzazioni quello che si chiama il Coordinamento Europeo Liberiamo la Diversità, che al momento mette insieme la rete italiana, più quella francese, quella spagnola, Prospecerare in Svizzera, Archenoa in Austria, Easy Savers in Irlanda, in Norvegia, in Inghilterra, quindi una rete composita che prende circa 12 paesi al momento. E anche lì i temi che si discutono con loro sono simili a quelli di cui parliamo oggi, cioè come gestire il seme, come gestire un sistema informale di organizzazione sementiera, come gestire le relazioni con le persone e con le varie organizzazioni. Quindi, come dire, avere questi momenti di scambio con gli altri paesi europei è utile perché spesso sono fonti di ispirazioni, di idee, perché appunto hanno avuto esperienze o storie sociali diverse da quella nostra. Prima di chiudere questa mia breve introduzione, volevo soffermarmi su due punti. Il primo, che è stato un po' il nodo cruciale della rete, quando siamo partiti circa nel 2001 con Massimo Angelini a parlare di cosa voleva dire fare una rete tra tutte queste piccole realtà che si occupavano di sementi in Italia. Allora, il punto che ci siamo posti era che dovevamo riuscire ad avere una struttura organizzata che nel tempo potesse anche, come dire, basarsi, se ne eravamo capaci ovviamente, sul lavoro che non fosse volontario. Avevamo visto che, sto parlando negli anni 2000, 2002, 2003, che era difficile riuscire a gestire un'organizzazione di secondo livello basandosi solo sull'idea di avere un lavoro volontario. E quindi la nostra spinta è stata quella di riuscire a, dare lavoro alle persone che collaboravano con la rete. E da zero, che era circa 13 anni fa, 14 anni fa, siamo passati oggi a una struttura che ha circa tra le 15 e le 20 persone che collaborano con noi, che ovviamente non sono tutte basate su Firenze, ma in parte sulla Lombardia, Veneto, Sicilia, Lazio, sono dislocate nelle varie regioni. E in molti casi il personale che lavora con noi ha dei collegamenti con i nostri soci a livello regionale. Ad esempio, in Veneto, dove sta nascendo la Casa Sementi del Veneto fatta da Ave Probi, la persona che sta seguendo tutto questo lavoro è una nostra collaboratrice attraverso un progetto di sviluppo rurale. Quindi, questa è un po' stata la storia della nostra organizzazione, che era basata appunto su riuscire ad avere una struttura che mettesse insieme tutti questi pezzi. Una struttura che oggi, almeno questa è l'esperienza che vedo, ha un forte appeal, nel senso noi riceviamo richieste di partecipazione dal mondo, sto parlando in questo caso soprattutto dei giovani tecnici, che possono uscire o dagli istituti tecnici agrari o dalle facoltà di agraria, dove questi temi non vengono trattati, ma che sono molto sensibili a questi temi. Quindi tirocini con loro, tirocini oppure percorsi formativi post-universitari. Cioè, stiamo scoprendo che c'è veramente un bisogno di portare queste cose verso i giovani, per poi magari nel tempo riuscire anche a dargli delle possibilità lavorative. E questo è il primo punto. Il secondo su cui abbiamo lavorato tanto e che è importante sul tema Casa delle Sementi è quello del cominciare a ricostruire i saperi intorno alle pratiche, cioè cominciare a fare un lavoro di formazione, scambio sulle conoscenze, a partire dal seme. Quindi noi, se andate sul nostro sito, trovate tutte le schede tecniche che nel tempo abbiamo fatto sulla produzione del seme, eccetera. Ma tutti questi aspetti legati alle pratiche agricole, agronomiche, ma anche ai saperi associati ai semi, sono un tema su cui abbiamo lavorato molto, che è essenziale per poi strutturare le reti. Cioè abbiamo bisogno di far crescere le capacità, le competenze delle persone che fanno parte di queste reti. E oggi questo nostro lavoro su queste reti si è articolato non semplicemente
partire, cioè partendo dal seme, non ci siamo fermati al seme, ma siamo arrivati al prodotto. Parlo in particolare dei cereali, dove cominciando a diversificare il seme che gli agricoltori coltivavano, quindi non più varietà uniformi, ma popolazioni, abbiamo cominciato a interfacciarci con mulini, panettieri, tutto il mondo della trasformazione e quindi nel tempo abbiamo sviluppato questi incontri che abbiamo fatto in varie regioni italiane che si chiamano filigrane per mettere insieme tutti i vari attori della filiera, perché ovviamente cambiare il seme non basta, bisogna che cambino anche le pratiche di tutto il settore della trasformazione e del consumo, almeno nel caso dei cereali. Quindi questo è un altro aspetto da tener conto nel momento in cui voi cominciate a sviluppare la vostra casa sementi, nel senso che ovviamente forse con le ortive è un po' diverso, però di sicuro si parte dal seme, ma poi si finisce sul prodotto ed è un aspetto importante da tenere in considerazione. Rispetto al tema casa delle sementi, noi abbiamo fatto un lavoro di divulgazione e di analisi a livello europeo e volevo farvi vedere, prima di chiudere, i manuali che stiamo stampando, per adesso abbiamo il PDF, nel mese di marzo saranno stampati, e se per caso qualcuno di voi volesse una copia, mi può scrivere una mail e così vi mandiamo le copie cartacee. Ora condivido lo schermo e vi faccio vedere un po' velocemente, questi manuali divulgativi che abbiamo fatto. Vediamo se tutto funziona. Sì. Li vedete? Sì, siamo sullo schermo. Sì, ok. Allora, questo è il primo manuale che abbiamo fatto insieme al coordinamento europeo e è quello un po' più generale che serve per spiegare cosa sono le case delle sementi. Quindi siamo partiti da questa parola di gestione comunitaria della biodiversità piuttosto che banalmente o semplicemente conservazione della biodiversità. Poi un po' di origine le case delle sementi. Questa tabella riprende un lavoro che abbiamo fatto 4 anni fa in Europa, dove abbiamo fatto un questionario che è andato a 80 case sementi in Europa per capire le diversità tra tutti i vari paesi. Questa è la foto a Roma quando abbiamo riunito tutte queste case delle sementi europee per discutere insieme. E qui appunto ci stanno alcune spiegazioni e alcuni esempi. In questo caso è una casa sementi in Ungheria che è nata un paio d'anni fa. Come cosa conservare, l'attenzione alla qualità e alla salute delle sementi, pulizia e essiccazione, conservazione del seme, riproduzione, distribuzione, aspetti finanziari, innovazione, sensibilizzazione e poi tutti i sistemi di gestione, quindi di governance e un piccolo glossario e alcuni riferimenti di libri su internet. Il secondo manuale invece è un pochino più tecnico perché entra nel dettaglio sui sistemi di documentazione, quindi quella cosa che vi dicevo prima, file Excel, database per gestire il materiale in entrata e in uscita. E in questo caso, quindi, cominciamo a parlare del perché sono importanti i sistemi di documentazione, come impostare un sistema di documentazione, quali sono i punti da tenere in considerazione, le attività, quindi le varie attività e i processi che avvengono durante la casa delle sementi nella sua vita. E poi abbiamo cominciato un po' a presentare quali potrebbero essere i descrittori, cioè le indicazioni che uno deve tener conto per il materiale che entra dentro la casa delle sementi, i moduli, un esempio di modulo per la gestione dei dati, questo ovviamente è un Excel. Abbiamo cominciato a spiegare come potrebbero essere sviluppati dei database informatizzati a partire dall'Excel. L'importanza dello scambio dei dati e poi abbiamo preso, diciamo, quello che a oggi è l'esempio più articolato e più complesso di database, che è quello degli svizzeri di Prospecerara, che raccontiamo come caso studio. Ovviamente lo stiamo parlando di una struttura molto grande con delle disponibilità finanziarie che nessuno in Italia ha.
però insomma abbiamo cominciato a raccontare i database gestiti dagli altri. Questo è sempre un esempio del modello di prospecie rara. E poi altre informazioni per chi vuole approfondire. Quindi io chiuderei qui e rispetto alla partita database, se qualcuno volesse essere interessato a partecipare al percorso che stiamo facendo di costruzione del database, che noi ovviamente stiamo facendo perché ci serve avere un database interno, però una volta che quel database sarà sviluppato potrà essere preso e utilizzato da altre casse delle sementi sulla base delle loro esigenze. Quindi, se per caso qualcuno fosse interessato, mi può scrivere. Grazie. Grazie a te. Ariel, un attimino ancora lo schermo. Ok, Vai. perfetto. Eccomi. Mi sa che non abbiamo avuto domande da YouTube. Mi conferma Elida. Quindi passiamo direttamente al secondo relatore. Abbiamo pensato di. No, Scusa, Elida, c'è Salvatore. qualche domanda? Prego, No, prego. non ci sono domande, però forse mi sono un attimo distratta io, però volevo sapere dove si trovano questi due manuali che ha fatto Rete Semi Rurali, sia in cartaceo o eventualmente online. Allora, io vi ho fatto vedere un manuale che ci è arrivato venerdì dalla grafica, quindi ancora non li abbiamo caricati online sul sito. Dalla prossima settimana li metteremo online sul sito. E per chi volesse una copia cartacea, scriveteci. Magari possiamo mandarne qualcuno in Sardegna, se siete interessati voi, ci mandate un indirizzo e ne mandiamo 10 copie, 15 copie, tutte allo stesso indirizzo. Ok, grazie mille. Prego. Okay, grazie Riccardo. Siamo quindi a Stefano Vernizzi, della Casa dei Semi Caberizzi, una cooperativa di giovani che in collaborazione col comune Corna Imagna, nella provincia di Bergamo, hanno creato un centro di promozione dell'agricoltura di montagna, Escambio Semi. Tanto altro che sicuramente Stefano ci racconterà. Se ho capito bene, c'è anche con lui un altro volontario, Massimo Caglioni. Prego, Ciao a Stefano. tutti. Sì, avrebbe dovuto esserci anche Massimo, in realtà non è riuscito a raggiungermi, quindi vi racconterò un po' io della Casa dei Semi. Innanzitutto grazie dell'invito, è davvero un piacere essere presente, più per ascoltare in realtà che per raccontare. Sicuramente è molto più quello che avremo da imparare che non quello che abbiamo da insegnare. Però provo con una piccola presentazione a raccontarvi la nostra esperienza di Casa dei Semi, appunto di Corna Imagna, questo comune di 1.000 abitanti circa in provincia di Bergamo, sulle Prealpi Orobie. Vediamo se riesco a condividere lo schermo. Allora. Perfetto, si vede. Ok. Ci sono, eh? Ok. Eccovi, come giustamente dicevi, riallacciandomi un po' a quello che diceva prima, Riccardo. Il percorso della costruzione di rete è un percorso lungo che. Che richiede, che anche nel nostro caso sta richiedendo molto tempo. L'iniziativa è iniziata ormai 5 anni fa, da un'iniziativa del comune che ha coinvolto poi un gruppo di giovani, di volontari, intorno ai temi dell'agricoltura. Agricoltura quale strumento di rilancio di un piccolo paese di media montagna. I passi iniziali sono stati e sono tuttora, diciamo, piuttosto lenti, ma vanno nella direzione di creare, organizzare iniziative di vario tipo che promuovano l'agricoltura di montagna. Quindi nel 2017 il comune ha ristrutturato un piccolo edificio rurale con dei terrazzamenti annessi,
nel 2018 c'è stata l'inaugurazione ufficiale e nel 2019 questa casa dei semi, che resta un gruppo in parte informale, in parte diciamo viene inglobato all'interno della cooperativa giovanile, di cui io sono il presidente e di cui fanno parte anche altre ragazze come me, che si occupano in parte di progetti legati all'agricoltura, in parte invece di progetti sia socioeducativi che legati al turismo, però nella forma di cooperativa di comunità, quindi diciamo tanti aspetti che si mettono insieme e tra i quali però l'attenzione al territorio, in particolare all'aspetto agricolo, resta centrale. Ecco, questa è un po' un'immagine di come era diciamo l'area prima dei lavori. Questo era l'edificio rurale che poi è stato diciamo riqualificato, che è la nostra piccola sede. L'obiettivo appunto della Casa dei Semi è quello di promuovere l'agricoltura di montagna nei vari aspetti, quindi il tema dei semi è stato affrontato all'interno delle feste scambio semi di cui poi vi racconterò, mentre non siamo ancora arrivati ad accumulare, a stoccare, a mettere a disposizione sementi da distribuire. È un pensiero che abbiamo fatto più volte ma che mai siamo riusciti ancora ad affrontare. Invece abbiamo approfondito altri aspetti legati alla formazione, all'organizzazione di eventi e alcune piccole sperimentazioni. Per quanto riguarda i semi, diciamo la prima occasione di confrontarci con questo tema e di portarlo in questa realtà della nostra valle, più in generale della nostra provincia, che non aveva mai visto eventi di questo tipo, è stato appunto l'organizzazione della festa scambio semi. La prima è stata fatta nel 2017, poi siamo riusciti a fare 3 edizioni e l'anno scorso abbiamo dovuto fermarci analogamente quest'anno per il Covid. Però sembrerà banale, sembrerà scontato insomma dirlo a voi che tutti vi occupate di semi, di scambio semi da molto più tempo di noi, però è stata davvero una scoperta incredibile vedere quanto i semi e l'organizzazione di una festa di questo tipo potesse portare interesse, animazione, attività in un piccolo paese come il nostro. E quindi davvero è stata una scoperta incredibile e l'attenzione è stata tanta sia da parte della popolazione locale, dagli abitanti del paese che all'inizio si avvicinavano incuriositi e poi pian piano col passare degli anni arrivavano sempre più preparati, interessati e anche con un senso di ammirazione e di considerazione nei nostri confronti che mettevamo in piedi attività di questo tipo, e sia nei confronti di gente invece proveniente da fuori, dalla provincia e da altre province della Lombardia, che venivano a Cornimagna appositamente per questa giornata. Quindi questo sul tema dei semi è stato diciamo una scoperta davvero incredibile, come i semi possano innescare energie davvero, davvero inaspettate. Purtroppo appunto in questi anni l'attenzione sui semi è rimasta limitata a questa giornata. Non siamo riusciti diciamo da quella a strutturare un'attività di conservazione o di diffusione dei semi durante tutto l'anno. Questo non lo nascondo, è uno dei nostri limiti maggiori. Appunto proprio oggi è l'occasione per confrontarmi con voi per capire quali strade prendere per consolidare questo aspetto. Abbiamo poi fatto qualche tentativo, vediamo un po'. Invece, insomma, a parte i semi, diciamo, uno dei tentativi più consolidati che sta procedendo è quello che riguarda i muri a secco. Non mi soffermo perché non è il tema della giornata, però su questo il tema della rete è stato fondamentale. Qua ci siamo associati, preso contatti con l'associazione italiana che si occupa di muri a secco e paesaggi terrazzati, e far parte di una rete nazionale ci ha dato davvero, davvero tanta forza, ci sta permettendo di procedere diciamo con una certa costanza e con anche dei risultati interessanti. Un altro aspetto legato a... scusate un attimo che è arrivato Massimo. Sì, ciao Massimo, benvenuto. Sono proprio in diretta. Sì. Scusate l'interruzione, ci ha raggiunto Massimo.
Benvenuto, benvenuto Massimo. Ciao, piacere a tutti, piacere, buongiorno a tutti. Eccovi, non si vede insieme, però. Non lo vedo noi però. Ah, ci vedono noi. Stavo vedendo se ci vedeva dalla foto, invece no. Appunto, un altro aspetto che abbiamo approfondito è quello dei saperi legati al mondo agricolo e quindi questi corsi di artigianato rurale, coinvolgendo persone locali che ancora avevano queste conoscenze, quindi questa è la realizzazione di ceste, di gerle, lavorazione a maglia e altri corsi di questo tipo, e poi qualche inizio di coltivazione, di sperimentazione sui terrazzamenti che abbiamo a disposizione. Abbiamo fatto qualche tentativo con il mais e con le patate, anche qui chiedendo la collaborazione di qualche centro di ricerca, che abbiamo la fortuna di avere vicino il CREA, il centro di ricerca governativo, specializzato in particolare in mais coltore e in altri cereali, e invece qualche tentativo con le patate, collaborando con l'associazione della patata quarantina genovese. Quindi sicuramente la rete in tutti i vari aspetti è fondamentale, e appunto anche oggi partecipo molto volentieri proprio per questo, per riuscire a trovare confronto, stimolo in realtà italiane simili o diverse dalla nostra, che però hanno in comune temi analoghi. Sicuramente un nostro limite grosso, e insomma ci sta facendo procedere molto lentamente, è la mancanza di strutturazione. Siamo ancora per lo più un gruppo di volontari che si trova saltuariamente, non siamo ancora riusciti a fare un po' il salto di qualità. In parte mi ritrovo con quanto diceva prima Riccardo sul tema del passare da un'associazione tenuta solo da volontari, invece un'associazione dove qualcuno possa anche trovare una fonte di lavoro e di reddito. Questo sicuramente è un tema che mi sta a cuore e che penso sia cruciale per appunto riuscire a fare un salto di qualità alle attività che si stanno portando avanti, che altrimenti rischiano di essere troppo dipendenti dalle disponibilità di ciascuno. Ok, e questo invece è l'ultimo aspetto di attività, diciamo, che ci riguardano, che è l'organizzazione di eventi culturali, gastronomici, in particolare questo legato alle castagne, un prodotto tipico della zona che abbiamo rivalutato, e anche qua nell'organizzazione di eventi l'ingaggio di altre realtà, associazioni, volontari è fondamentale, però qua c'è sempre un po' lo stesso tema, poi a un certo punto quando le cose crescono, per dargli stabilità e continuità, il passaggio appunto a un aspetto più lavorativo è fondamentale. Ci stiamo interrogando su questo da un po', ma ancora ecco, è un punto un po' debole. Poi sicuramente questi ultimi due anni non ci hanno aiutato. Se Massimo vuole aggiungere qualcosa, lascio a lui. Avendo perso un po' tutto l'inizio, però sì, l'idea è quella di fare bene soprattutto e di riportare alla luce, insomma, un po' tutte le realtà nascoste, e soprattutto toglierci da questo sistema, insomma, che ci vuole in qualche maniera mettere lì nell'angolo e essere indipendenti in qualche maniera, no? Soprattutto dal punto di vista alimentare e quindi con la produzione dei semi. Io nel mio piccolo, collaborando anche con loro, cerchiamo di riprodurre, insomma, semi abbandonati, semi lasciati, e proviamo a fare del nostro meglio, insomma, nell'argomento, ecco, questo è un po' quello che mi sento di dire, ecco, e poi più per imparare, a disposizione per imparare soprattutto. Bellissimo ragazzi, veramente. Io vi ringrazio. Spero che si è capito qualcosa, so che le cose sono tante, è difficile anche da parte nostra raccontarle, se c'è qualche dubbio, cosa chiedeteci, che spiegare meglio. No, è stato chiarissimo, e devo dire che appunto quando Massimo ha parlato di autosufficienza alimentare, devo dire che mi sono quasi commosso, perché fa piacere che ci siano persone da tutta Italia che condividono gli stessi temi, quindi che c'è consapevolezza, che ci stiamo risvegliando e che appunto ci sono più persone che si stanno preoccupando di questo tema così importante. Non so, Elide, se c'è qualche domanda, qualche intervento? Scusate, io ho visto
l'aspetto già, diciamo, degenerato della situazione, perché ho avuto la fortuna di vivere tantissimi anni in Sud America, e da lì, proprio come negli altri posti, sicuramente l'Africa o sicuramente l'Asia, insomma, annovera varie di queste situazioni, però proprio il fatto di coltivare in monocultura, in intensivo, ha sicuramente impoverito un territorio bellissimo e ricchissimo, e ha spostato poi tutta la gente in quelle che sono diventate poi le favelas. Noi quando le conosciamo come favelas, ma erano i contadini che avevano il loro pezzo di terra e che gli è stato espropriato ingiustamente per il latifondo, per le grandi produzioni che hanno portato solamente distruzione. Io ho fatto un viaggio a piedi, tornando dal Sud America fino a casa, insomma fino in Italia, e in ogni angolino di mondo dovete sapere che ci sono queste realtà che mettono da parte anche un seme, due semi, cinque semi, ma proprio perché loro sono già lì nel mezzo, loro hanno già capito che non c'è un'altra possibilità, che se tu lasci quel terreno e lasci che il latifondo entri o la grande produzione entri, tu lo perderai per sempre poi quel pezzo, perderai per sempre la variabilità genetica, perderai per sempre la ricchezza di quel terreno, di quel territorio. Quindi davvero tutto il mondo è cosparso di piccoli, mi piace chiamarli punti di agopuntura, no? Dove in una piccola area in qualche maniera si fa del bene a quel piccolo terreno che ognuno di noi si prende cura di curare in qualche maniera, perché altrimenti là fuori è davvero, l'abbiamo visto nelle politiche agricole anche di quest'anno, insomma la legge europea è data tutta lì, non ha lasciato niente. Noi che siamo nei nostri piccoli bandi, quando lottiamo per i nostri 20.000 euro è già un miracolo. Ci dobbiamo mettere in piedi una stalla da 500.000 euro, 400.000 arrivano domani mattina praticamente. Ecco, questo, siamo davvero in questa situazione globale, no? E così funziona davvero là fuori, parte della nostra realtà italiana, ma anche all'estero funziona così. Se guardate Francia e Spagna, sono avantissimi nell'argomento semi, nell'argomento, proprio perché hanno già cominciato a indipendentizzarsi da questo punto di vista, perché avere il proprio seme per il proprio alimento è fondamentale, più di avere i soldi in tasca, parliamoci chiaro, questo penso, ecco, scusate, questo un po' era... Anzi, grazie. Elida, dicevi, c'è qualche intervento? No, ci sono, vabbè, complimenti, però c'è Maurizio che voleva intervenire. Stavo aspettando diligentemente che ci fossero altre domande, però visto che non ce ne sono, ne faccio una veloce. Anzitutto complimenti per il vostro lavoro, bellissimo, molto bello, bravi veramente. Mi veniva però una curiosità particolare. Ho visto che il Comune ha, come dire, finanziato, mi sentite, vero? State sentendo la domanda? Sì, sì. Dicevate che il Comune ha finanziato la ristrutturazione della casa, e vi ha dato anche quello spazio di terra con i terrazzi, con i terrazzamenti, e quindi insomma qualche soldino tutto sommato il Comune lo ha messo in questa casa dei semi, e adesso appunto la gestite come cooperativa. Ecco, come mai il Comune, che ha investito immagino qualche decina di migliaia di euro per mettere in sesto questa cosa, non vi dà qualche soldino anche per portarla avanti, visto che appunto lo state facendo, come dicevate voi, in maniera quasi volontaria? Volevo capire questo. Sì, il Comune, cosa rispondo io, che magari... Sì, prego, prego. Il Comune continua a supportare, a essere presente, però purtroppo essendo un piccolo comune di 1.000 abitanti in montagna, ha delle disponibilità economiche sempre molto limitate. Ha ristrutturato l'edificio partecipando a un bando, recuperando dei fondi da un progetto, quindi la ristrutturazione poi sostanzialmente ce l'ha non regalato, ma insomma ci ha dato le chiavi del posto, cioè ce l'ha messo a disposizione a noi, che siamo stati, diciamo, il gruppo che si è messo a disposizione avanti. Si è fatto avanti senza molta concorrenza o senza dover sgomitare, quindi tutto lì continua a essere molto presente. Fortunatamente, diciamo, è stata riconfermata l'amministrazione alle elezioni, e quindi l'amministrazione continua a essere molto sensibile, quindi non possiamo proprio lamentarci. Ecco, capiamo le difficoltà di una piccola amministrazione di dare delle risorse, le poche che può dare comunque le dà. Poi una parte sia mancanza di risorse che ci limita, una parte penso anche sia mancanza di strutturazione nostra,
che ci rende ancora, diciamo, poco capaci di andare a prendere le risorse. Quindi, ecco, penso sia un metà e metà. Il tempo chiaramente anche poi, no? Perché chiaramente per fare questo tipo di attività devi avere le spalle coperte, comunque essere sufficientemente autosufficiente da promulgare l'autosufficienza in qualche maniera, no? Un po' un circolo vizioso se ci pensi, mettere insieme tutte le possibilità, quindi ecco anche il tempo e tutte le varie, noi tutti siamo impegnati tra l'altro poi in altre attività orticole o sociali, quindi bene o male, ma devi fare un pochettino a metà con tutta la situazione. L'idea era sì di formare un gruppo un po' più convinto che mettesse il più possibile, insomma, non differentemente da finanziamenti comunali o no, perché alla fine, insomma, una volta che hai a disposizione un pezzo di terra, poi di semi ne puoi fare tanti, insomma, ecco. Quindi è proprio tanto anche una questione di tempo, insomma, no? di saper rinunciare a una determinata parte della tua vita per metterla in questo, insomma, ecco. Quindi è una questione di equilibri, ecco, più che di tempo, forse equilibrio è la parola giusta, penso. Sì, sì, capisco, perché poi è anche il problema nostro in Sardegna, quindi insomma vi capisco pienamente, insomma, noi addirittura non abbiamo neanche un comune sensibile all'argomento, ancora peggio di voi, insomma. Vi capisco benissimo, grazie comunque. Grazie a voi. Abbiamo il terzo intervento, Luca Diasci. Io sto, come dire, mi sto cercando di trattenere perché sennò se partiamo, magari lo lasciamo a ultimo, lo spazio aperto per interventi vari, così magari andiamo avanti prima con i relatori. Quindi ASCI è un'associazione di solidarietà per la campagna italiana in Piemonte, è un'associazione fondata nel 96 che si propone di sostenere l'agricoltura di piccola scala, promuovendo il recupero e l'autoproduzione delle sementi, l'autocertificazione del metodo a conduzione agroecologico, l'autoconsumo, lo scambio e la vendita diretta. Da 12 anni organizza in collaborazione con Cascina Docca Franca, Rocca Franca, una Babele di semi. Ok, mi pare che Luca voglia riprodurre un video, quindi giusto? Sì, durante il mio intervento pensavo di, se possibile, di proiettare delle slide e di condividere un video. Okay. Se Beh. Il sistema sta in piedi. Intanto volevo ringraziarvi, ben ritrovato Salvatore, ben ritrovata Elide, tutti quelli che ci siamo visti il 7 di febbraio alla Babele di Semi 2021. È molto bello quello che avete organizzato, perché dà un ritmo a questo, vogliamo chiamarlo forse movimento dell'agricoltura contadina, e questo è molto importante, soprattutto nei tempi che sono non solo covidiani, ma anche i tempi dove il capitale imperversa da tutte le parti. Io vi proporrei un intervento sulla questione della gestione collettiva dei semi, come mi è stato richiesto, se va bene. E farei un brevissimo preambolo dove volevo solo dire a nome personale, ma anche a nome dell'associazione di cui sono qua referente, cioè l'ASCI, l'Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana, che per noi da 25 anni, perché questa è un po' la storia della nostra piccola associazione, parlare di gestione collettiva dei semi vuol dire soprattutto praticare un paradigma diverso da quello attualmente dominante. Significa un approccio di pratiche quotidiane di rottura verso il sistema dell'agroindustria, verso modalità differenti di autogestione, di auto-organizzazione. Significa un tentativo di pratiche quotidiane, ma in realtà a livello individuale questa roba funziona. Il problema è quello sempre a livello collettivo, quanto incide veramente, però è fondamentale la dimensione della pratica quotidiana che sappia in qualche misura rompere il sistema dell'agroindustria, che di fatto poi agrofinanza e tutta una serie di cose quantomeno scene,
lo sappia rompere nella quotidianità, individualità, ma soprattutto, e qui diventa il salto di qualità nella dimensione collettiva. E qui, come mi è stato chiesto, vi proporrei qualche esperienza nella nostra associazione, a partire, se il sistema funziona, se tutto sta in piedi, con l'esperienza della Babele di Semi, che è una giornata di scambio di semi che portiamo avanti presso la Cascina Roccafranca. Allora, Salvatore, io proporrei di lanciare e condividere lo schermo, anzi, prima provo a condividere lo schermo, anzi, no, prima lanciare, poi condividere lo schermo. Ecco, già qualcosa che non funziona. Allora, per condividere lo schermo, se sei da PC, è la finestrella a sinistra. No, no, non funziona il fatto che io mi ero salvato la mail del... della Babele di Semi e ora non, mi lascia, non me la lascia incollare, quindi io ci provo in un'altra maniera, ci provo con intanto lanciare la condivisione. Io. Perché non mi fa condividere lo schermo adesso che me l'ha sempre fatto condividere? Scusate, prego, prego. Non mi dà l'ok per condividere lo schermo, non so perché. Non so. Okay. Allora, io ti ho condiviso il link sulla nostra chat interna del canale di quella YouTube che volevi proiettare. No, il problema è che non mi lascia condividere lo schermo, non so perché non mi lascia condividere lo schermo. Lo avevamo provato, ma non... Ah, boh, non lo so. Ok, adesso lo fa. Adesso me lo fa fare, ok? Perfetto. Allora, dovreste vedere probabilmente una presentazione. Si vede. Allora, per noi come ASCI, la gestione collettiva dei semi implica tutta una serie di fattori che vedete contraddistinti dentro dei cerchiolini gialli. Mi confermate? Sì, sì, assolutamente, vediamo. Grazie. Tra cui questi fattori, ovviamente, innanzitutto i contadini. Io ho una piccola azienda agricola qui nel Torinese, all'imbocco della Val di Susa. Il materiale, ovvero i semi, la conoscenza di quello che è il materiale che si maneggia, le tecniche, la biodiversità, le relazioni tra soggetti vari, ovviamente della terra, gli spazi per la condivisione la condivisione collettiva dei semi, la risoluzione dei problemi che ci sono all'interno della gestione collettiva. Ecco, io volevo appunto provare a lanciare, vediamo se funziona, un piccolo video brevissimo di 2 minuti che narra un pochino quella che è un'esperienza torinese. Se ci viene concesso, ho l'impressione che stia facendo fatica a caricare, però forse ce la farà. Forse stiamo richiedendo un po' troppo dalle nostre linee. E in qualche modo con la sensibilizzazione, in questo caso alla biodiversità della nostra agricoltura, ha a che vedere questa iniziativa che è stata organizzata a Torino da decine di coltivatori e di cui ci parla l'inviata Francesca Sancin. Il seme contiene la storia dell'umanità, quindi come un popolo si spostava, portava con sé i propri semi, come ancoraggio alle proprie origini e quindi viaggiando nel mondo ci si portava dietro la propria storia. Il senso di questa giornata è scambiare semi nel nome della biodiversità agricola e dell'economia del dono. Perché scambiare il nome? Perché è uno scambio non solo del seme in sé, ma anche dell'esperienza di come si coltiva
e esperienza delle tradizioni delle nostre zone. Sui tavoli fagioli, lenticchie e grano, varietà antiche spesso dimenticate, negli occhi attenti voglia di scoprire, di scambiarsi i saperi. È una babele di semi, quelli che qui a Torino oggi gli agricoltori si scambiano, ma soprattutto quelli che fanno germogliare consapevolezza. Cioè, per dare un'educazione al consumatore, che oggi il consumatore diciamo guarda di più la vista che non il gusto. E insieme a semi si incrociano le storie di generazioni. E abbiamo i pomodori di famiglia, sono dei costoluti che prima a Castellamonte mia nonna coltivava. Qui si insegna anche come riscaldare in modo efficace ed ecologico o ad avere un'alimentazione equilibrata, ma anche a non puntare solo sulla produttività. Se lei considera la produzione come strumento per valutare l'efficacia, per esempio, di una nuova varietà o di un nuovo ibrido, lei tralascia di considerare che l'eccesso di produzione del mais va a finire nella produzione di sciroppo di mais che contiene fruttosio, che fa aumentare l'obesità e il diabete. Il diabete oggi costa 500 miliardi di dollari alla società. Ok, dovrebbe aver funzionato, mi confermate per favore? Benissimo, ha funzionato. Grazie, inaspettatamente. Allora, per arrivare al dunque, quindi gli spazi in questo cerchio in cui ci sono una varietà di soggetti, di cose, una babele di semi per noi dell'Asci è un evento annuale in cui in un giorno quotidiano c'è questo incontro tra soggetti, contadini, materiale vegetativo, eccetera, eccetera. Durante l'anno però portiamo avanti una serie di iniziative non solo legate prettamente alla questione dei semi, comunque legate all'agricoltura contadina, tipo mercati, trazione animale, divulgazione, informazione, dibattiti, eccetera, eccetera. Però io oggi sono stato coinvolto per parlare in particolare di tre aspetti, quello che è collegabile con la risoluzione di problemi che ci sono nella gestione collettiva dei semi, ovvero la tracciabilità e quello della qualità che noi abbiamo declinato nella presentazione che vi propongo oggi sui metodi di pulizia delle sementi. E tu, Salvatore, in parte hai già partecipato a pezzi di questo percorso. In conclusione vi proporrò la nostra campagna di semini, orticole, quelle cerealicole autunnale, l'abbiamo terminata con la campagna grani antichi. In realtà a giorni qualcuno di noi seminerà ancora il marzuolo, però è un'appendice, in realtà le semine dei grani teneri, che è l'unico cereale di cui noi ci occupiamo come Asci, l'abbiamo terminata con 65-70, non ricordo con precisione, parcelle distribuite tra varie realtà anche individuali. Io quindi partirei con la questione della, aiuto, chiudo questo con la questione della pulizia delle sementi, presentandovi una carrellata velocissima di un percorso che abbiamo fatto e si è sviluppato su più momenti formativi, per cui qui sarà veramente una roba molto veloce. Ah, io ho sbagliato, aiuto, scusate. Eccolo qua. Quindi noi nel 2020, all'interno di un progetto Community Seeds Bank Academy, finanziato dall'associazione ArcNoa austriaca, abbiamo portato avanti un progetto e nelle giornate formative, tra l'altro non abbiamo perso occasione per dare la nostra solidarietà ai contadini, 200 milioni, solamente 200 milioni di contadini indiani che lottavano, e abbiamo un po' fatto emergere come nelle attività in cui cerchiamo di promuovere l'agricoltura contadina, che confligge spesso con i free rider, con coloro che compaiono e scompaiono per rubare le idee, la gestione collettiva si scontra alcune volte con delle problematiche. Noi la gestione collettiva la portiamo avanti con la Coltiviamo la Diversità, compagni di Seminiamo le Grani Antiche, Babele di Semi, Riprodurre Semenze. In questi ambiti abbiamo riscontrato delle criticità, in particolare quando cerchiamo di valorizzare
lo scambio dei semi tra soggetti individuali o collettivi, che sono queste criticità annoverabili principalmente nella tracciabilità e la qualità. Questo è emerso in particolare durante un periodo, un'occasione di formazione che si chiamò nel 2019, sì, semi di comunità, e quindi tracciabilità e qualità. In quell'occasione noi, mettendo un attimo da parte, ve ne parlerò dopo, sulla tracciabilità, abbiamo individuato che la qualità che individua, vede due aspetti, quello appunto della gestione collettiva, quindi soggetti, persone, col loro fare, con loro agire, con le loro modalità e le tecniche e gli strumenti di cui si ha a disposizione. Quindi la qualità delle sementi autoprodotte nelle realtà informali, che vedono necessari ovviamente i coltivatori, i saperi, le semenze, ma anche gli orizzonti, le visioni, no? Tante volte hanno delle problematiche da risolvere, che noi abbiamo provato a fare attraverso una serie di questionari e un incontro che abbiamo portato avanti, e poi abbiamo continuato ad affrontare questo argomento della tracciabilità, in particolare sulle orticole, sul grano tenero e sulle leguminose, piccole quantità. Abbiamo visto che diventa necessario anche dotarsi di strumenti. Era uno degli addendi, diciamo così, di quel cerchio iniziale che vi ho presentato prima: le attrezzature, macchina politrice, possibilmente movibile, di precisione, che consenta un utilizzo collettivo, no? Quindi come ci siamo mossi per provare a risolvere questo problema? Definizione delle specifiche, analisi delle possibilità. Quindi vuol dire macchina nuova, macchina usata, prototipo. Nel progetto abbiamo previsto, poi come facilmente comprenderete voi, abbiamo dovuto sospendere temporaneamente delle visite presso delle grosse aziende europee di macchine produttrici di precisione per orticole. Abbiamo previsto dei report e disseminazione che saranno successivi ovviamente. E questo è un pochino il primo pezzo che io volevo proporre, però sempre rispetto alla questione della pulizia, come ci siamo mossi, in particolare aspetti generali, aspetti tecnici e poi ovviamente le conclusioni. Gli aspetti generali sono appunto questa serie di questionari che noi abbiamo fatto girare, da cui abbiamo vinto che principalmente le orticole, le leguminose, i cereali sono quanto più viene utilizzato da chi si muove all'interno dell'autoproduzione dei propri semi e delle reti collettive informali. Vuol dire che principalmente chi ha risposto a questo questionario le utilizza ad uso interno, quindi agricolo, autoproduzione, uso familiare, e da qui si vince un elemento importante come comunque l'aspetto individualistico è ancora molto, e dico io, troppo presente a discapito di altri aspetti. Sostanzialmente tutti reputano l'80-90% che sia ancora importante migliorare le proprie tecniche, e altrettanto sugli aspetti tecnici le attrezzature impiegate vertono principalmente su, come abbiamo già detto prima, orticole e su leguminose. Quindi poi quale modalità di azione, sempre per quel che riguarda gli aspetti tecnici, abbiamo definito, o meglio abbiamo raccolto come questionario, orticole, cereali e leguminose, un'azione che, aspettate, eccolo qua, mancava un pezzo qua, vabbè, mi sono un po' perso. Comunque, insomma, eccolo qua, vabbè, viene dopo, mi sono un po' perso io.
il miglioramento delle tecniche di pulizia delle sementi autoprodotte sulle principali specie di cui abbiamo parlato prima, quindi vuol dire cereali, orticole e leguminose, sembra essere un obiettivo comune alla maggioranza dei partecipanti, sia professionisti che autoconsumatori. La condivisione delle attrezzature e dei saperi relativi alle pulizie delle sementi risulta fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo. Questo fa un po', confligge un po' su un approccio individualista che era emerso in precedenza, però tant'è che il risultato fu quello. Pulitori a vibrazione, pulitori a ventilazione, vibroventilazione, tamburo rotante, selettori ottici sono gli attrezzi di cui reputiamo che una gestione collettiva sia opportuno, declinato alle situazioni, alle risorse, eccetera, eccetera, si doti per migliorare la qualità delle sementi, in particolare sulla questione della pulizia prima dello stoccaggio. Ci tengo a sottolineare questo aspetto, pulitore a ventilazione in questo caso, qui c'è il principio, poi ne parleremo dopo se voi ancora volete. Questo è fantastico, non hanno inventato nulla di nuovo, io sotto casa c'ho due ventilatori da noi che si chiamano Venture, che sono una roba eccezionale dal punto di vista della valorizzazione di ogni micro risorsa messa in campo per pulire le sementi. Qui è stato rimodulato in termini tecnologicamente, così lo chiamano, avanzati, così dicono loro. Poi c'è il pulitore a tamburo rotante, i selettori ottici che sono fantastici, ma costano un poco di soldi. E poi queste sono alcune delle macchine che ci sono in commercio che partono dai 10.000 euro all'incirca, molto professionali, e noi reputiamo che anche su questo ambito dobbiamo, come realtà che si dedicano all'agricoltura contadina e si occupano di gestione collettiva dei semi, dobbiamo saperci confrontare. Per quel che riguarda invece la questione della tracciabilità, qui parliamo di una questione molto grossa. Questa questione è una questione che noi abbiamo riscontrato all'interno di tutta una serie di iniziative che portiamo avanti da un po' di anni, in particolare la giornata di scambio di semi, in cui comunque, come avete avuto forse modo di cogliere dal piccolo video che vi abbiamo trasmesso prima, una bella quantità di persone, tanta gente partecipa, e come ci partecipa? Spesso purtroppo con un approccio individuale. E allora noi come ASCI abbiamo voluto dire qual è lo sguardo, qual è l'orizzonte, qual è il luogo, lo spazio, la dimensione, l'obiettivo che riusciamo a raggiungere con una gestione individuale. No, non ci interessa questa dimensione, ci interessa di più la gestione collettiva. Più sguardi, più orizzonti, più visioni, più occhi, più mani, se riescono a unirsi, a andare nella stessa direzione, ottengono dei risultati per i quali uno più uno non fa due, ma può arrivare a fare 3, 4, 5, eccetera, eccetera. Questo fu un po' l'approccio di semi di comunità del 2019-2020, in cui per tracciabilità noi abbiamo detto intendiamo tutte quelle azioni, ovvero il processo, volte a tenere traccia di tutti gli elementi che concorrono a creare, modificare o trasformare un prodotto, nel nostro caso il seme. La questione della tracciabilità è molto importante, ma non perché noi vogliamo emulare le realtà formali, no, ci ritornerò dopo su questo, perché ci interessa avere un prodotto che realmente sia alternativo e fruibile dalle aziende agricole, dal piccolo contadino, coloro che in qualche misura vogliono perpetrare nell'attività per sé o per gli altri vendendo di orticoli, di semi di orticoli anziché di leguminose o di altro ancora. Quindi vogliamo riprodurre un seme in modo tale che abbia nelle successive semine le caratteristiche che è il più vicino possibile a quello che ci proponiamo. Questo non vuol dire che noi, se abbiamo il seme A o il seme B, dobbiamo obbligatoriamente avere, dopo il processo di riproduzione, avere il seme A o il seme B. Se decidiamo quello, benissimo, ma potrebbe anche darsi che noi decidiamo di avere
a partire dal seme A e dal seme B, vogliamo avere il seme A e il seme B e l'incrocio del seme A col seme B. Quindi diventa importante capire quello che noi vogliamo ottenere. Questo è fondamentale prima di iniziare qualsiasi attività di riproduzione di semi, ed è una scelta soggettiva, dove per soggettiva non significa individuale, individualistica, significa che il soggetto, che può essere un soggetto individuale, ma può anche essere un soggetto collettivo, decide: io voglio riprodurre quel tipo di seme così com'è e mi attiverò in un modo anziché in un altro, valorizzando le tecniche che reputo importanti. Altrimenti voglio riprodurre un miscuglio, voglio provare ad andare verso una ibridazione, voglio andare verso una popolazione. Allora, e qui entriamo nel merito del valore della biodiversità, che a nostro avviso la biodiversità è in conflitto, in contrasto diretto con il DUS, che è il paradigma, è il dogma dell'agroindustria: distinti, uniformi e stabili, i semi commerciali, quello devono essere. Noi vogliamo esattamente l'opposto, che non siano necessariamente particolarmente distinti, non siano particolarmente troppo uniformi e non siano particolarmente stabili. E lo facciamo per tutta una serie di motivi che però magari affrontiamo successivamente, se qualcuno interessa. Come abbiamo suddiviso per quel che riguarda la tracciabilità il percorso? Quattro passaggi: dal seme, che io da qualche parte devo ricevere, anche se sono semi miei, non nasco con il sacchetto in tasca dei miei semi, da qualcuno li ho presi. Quindi quattro passaggi per quel che riguarda la tracciabilità dei semi, dove noi in questo schema, che io un po' alla volta vi svilupperò velocemente ovviamente, abbiamo individuato tutta una serie di soggetti, cose, entità che contribuiscono direttamente o indirettamente alla tracciabilità. Quindi per quel che riguarda il seme, arriva dalla banca del germoplasma, arriva da uno scambio di semi, dai vicini, sono semi miei, o da altre cose. Per quel che riguarda la coltivazione, cos'è che incide per la tracciabilità? Tutta una serie di... qui adesso è coperto, purtroppo non so come eliminare questa linea orizzontale. Comunque, coltivazione limitrofe... Puoi trascinare, se la clicchi e la trascini la puoi spostare dove vuoi. Grazie, fantastico, sì. Salvatore. Ok, prego. Semine in alveoli, semenziario, semine dirette in tunnel, provenienza. Qui vedete che c'è una unilateralità, cioè per avere i semi da qualche parte, questi semi devono arrivare. E qui già è, come dire, è l'esempio palpabile che non possiamo pensare i percorsi di gestione collettiva dei semi come una roba individualistica. Da qualche parte questi semi li dobbiamo prendere. Dal secondo passaggio invece c'è una biunivocità, nel senso che anche la coltivazione incide sugli aspetti che ci sono attorno. Particolare attenzione sui marker, schemi di campo, quaderni di campo, foto, cartellini, IOSA. Adesso non va più avanti perché non va più avanti. Eccolo qua. Ecco, infatti, particolare attenzione su marker, schemi di campo, di quanto noi seminiamo, sia che lo facciamo in semenziario, sia che lo facciamo sul terrazzo, in campo, su 45 ettari, quello che si vuole, a costo di cadere nella ridondanza. Sì, ridondanza per questo, sì. È determinante che noi abbiamo più copie fotografiche su carta, su computer, su cartellini, di quello che stiamo facendo. Perché troppo spesso, agli scambi di semi, nelle reti informali, o tra amici o amiconi, ci arriva del materiale che ci viene detto è questa cosa e invece è quell'altra cosa. Quindi marker, schemi di campo, archiviazione dati ordinata attraverso la ridondanza. Questo è un esempio per quel che riguarda uno dei problemi principali, che è quello dell'ibridazione. Pomodori,
pomodori che hanno il 2% di tasso di ibridazione, però anche loro lo sono soggetti, per cui per essere più sicuri, se noi appunto utilizziamo delle tecniche di isolamento nel momento, chiaramente è stato fatto prima, la retina è stata messa prima, la retina è stata messa appena dopo che il fiore giallo è venuto fuori, ovviamente, no? Però è rimasta lì, no? E io ci ho tenuto a fotografarla per dire che era importante quel metodo. Poi andando avanti ci sono altri fattori che incidono nella tracciabilità delle sementi che noi riproduciamo, tra cui le tecniche di estrazione e scelta del frutto. È complessa la questione dei semi, vale la pena, noi reputiamo come ASCI, dedicare molta attenzione, strutturarci, perché noi dobbiamo non essere nelle giornate di scambio di semi o nei momenti di condivisione, la vetrina per i poveri o il magazzino per i radical chic, no. Noi vogliamo, dobbiamo essere un'alternativa al sistema attuale per il quale noi siamo espropriati dal diritto di riprodurre e condividere i nostri semi, ma dobbiamo essere credibili, ma soprattutto dobbiamo essere credibili per noi stessi, per i nostri amici e per chi sta al nostro fianco. E poi c'è il magazzino, quindi contenitori, ambiente, etichette, registri, eccetera, eccetera. E chiaramente qui sto facendo una roba ultra veloce che si è sviluppata in un giorno, in alcuni minuti, gestione individuale, è impossibile. Free riders, appena riusciamo li mettiamo in un angolo, perché coloro che compaiono ti succhiano le idee e spariscono, e poi si fanno il PSR per conto loro, eccetera, eccetera. Inefficaci sul medio e lungo periodo. Ci interessa la gestione collettiva come un'opzione anche che funziona sul lungo medio periodo. Quindi questo è uno strumento, la scheda di seme, che utilizziamo durante le giornate di scambio di semi. È diverso da un file Excel, come parlava Riccardo all'inizio. È diverso nel senso che è uno strumento molto più leggero, molto più sintetico e molto però più fruibile nell'occasione di uno scambio di semi, in cui magari migliaia di persone in quel giorno coinvolte compaiono e scambiano semi, eccetera, eccetera. È importante avere degli strumenti in cui ognuno si assume la responsabilità come atto di reciprocità e come atto di riconoscimento per sé, ma anche per gli altri, di riconoscere il percorso e quello che c'è alle spalle. Pensiamo che la riconoscenza non sia un elemento etico, è un approccio economico la riconoscenza. Riconoscere che cosa c'è stato prima di noi, chi c'è stato, che cosa c'è stato prima di noi, ci aiuta a essere e a migliorarci su quello che noi dobbiamo fare il domani. Un'economia che non necessariamente deve essere quella del denaro, può anche essere quella dello scambio del dono e della gratuità. Questi sono i 5 punti che utilizziamo nelle giornate di scambio di semi in condivisione anche con altre realtà che praticano lo scambio di semi all'interno, in particolare della rete semi rurali, e direi che siamo arrivati verso la fine. C'è stato poi un ulteriore apporto di elementi, di fattori che possono incidere sulla tracciabilità dei semi, che si sommano a quanto abbiamo visto già prima. Io direi che sto andando verso la conclusione. Aiuto, sbagliato, non volevo fare quella roba, però facciamola lo stesso, non salvare, chiudiamo questa roba. Per riprendere una slide che dovevo proiettarvi all'inizio, in parte l'ho fatto. Quindi, gestione collettiva dei semi, come... E sto andando veramente verso la fine, una serie di fattori, e vi chiedo di provare a fotografare mentalmente questi elementi che noi reputiamo importanti. Probabilmente ce ne sono altri da aggiungere. Che cosa diventa importante? Diventa veramente importante la centralità dei contadini. Se noi crediamo, a me non piace tanto la parola indipendenza, sempre di più, o meglio, scusate, sempre di meno utilizzo la parola comunità, localismo, locale, perché è troppo facilmente utilizzabile da gente che la usa declinandola in un modo che a noi non interessa. Ci piace di più la parola autodeterminazione, non solo dei popoli, ma in questo caso delle autoproduzioni.
autoproduzioni. Autoproduzioni che possono essere comunque un salto di paradigma. Un salto di paradigma che però diventa tale solo ed esclusivamente se il centro vede, non in termini retorici, ma in termini molto quotidiani, pratici, no? I contadini. Se quella roba viene in qualche misura condivisa, noi siamo ben lieti di condividere anche le progettualità di cui vi parlavo prima, seminiamoli, lasciamo la traccia, qualità di semi, campagne e progetti, che per noi in qualche misura è la, almeno oggi, la casa delle semenze. Domani speriamo in una struttura, che ci piacerebbe molto trovare nella situazione di come a Corna di Magna hanno trovato. È quello su cui stiamo lavorando da un po' di anni, mettiamola così, un po' di anni. Piccolo particolare, non in un comune di 1000 abitanti, ma in un comune e circondario di 2 milioni di abitanti, che è il torinese circondario, ma fino adesso non abbiamo trovato nessuno che ci ha dato particolare attenzione. Insisteremo in questa direzione, perché pensiamo che la gestione collettiva che vede i contadini al centro, ma soprattutto, ma anche quantomeno il seme, l'innovazione, gli attrezzi, la terra, ovviamente, le relazioni, la conoscenza, la biodiversità, gli spazi, appunto, gli spazi intesi come beni comune, e quindi quello deve essere. Quindi un domani forse anche noi riusciremo ad avere una struttura che tra l'altro ci apre degli scenari, delle possibilità maggiori. Io vi ringrazio, spero di non essere stato troppo lungo, non ho misurato il tempo e vi ascolto ancora volentieri. Grazie Luca. No, tranquillo, anzi questo pomeriggio appunto siamo abbastanza rilassati, mentre stamattina si arrivava verso ora di pranzo, quindi tutti non vedevano l'ora a un certo punto di dover chiudere la connessione, ma nel pomeriggio siamo un po' tutti più tranquilli. Comunque sì, chiacchieriamo appunto dopo l'ultimo intervento di Eva, che è connessa, ci aspetta, e poi magari appunto ci facciamo un confronto così fra tutti quanti i partecipanti. Quindi Eva Polare, fondatrice di Sementi Indipendenti, designer sistemica appassionata di buone pratiche. La sua esperienza con i semi inizia 10 anni fa in Inghilterra. Da quando è tornata in Sicilia ha tenuto vari corsi sulla salvaguardia delle sementi, la permacultura e la fermentazione. Ha fondato la Casa di Canapa perché, come successe a lei, il progetto potesse ispirare le persone a vivere in stili di vita differenti basati sul rispetto dell'ambiente e della persona. Prego. Ciao a tutti. Grazie, sono molto felice di essere qui a condividere informazioni ed esperienze con voi. Molto interessante ascoltare le esperienze collettive e le esperienze di tutti. Mi faceva riflettere un po' su quelli che sono state appunto la mia esperienza in Sicilia con il cercare di creare una comunità attorno ai semi. Intanto mi sono resa conto che qua, avendo ancora i cosiddetti nonni contadini, quelli che ancora custodiscono gelosamente le loro sementi, non c'è a livello comunitario e collettivo ancora un'urgenza di riproduzione. Quello su cui mi sono concentrata, infatti, negli anni è stato un po' di più fare vedere che ci fosse questa urgenza alle persone, soprattutto. E ora descriverò un po' più quello che facciamo con Sementi Indipendenti, ma mi rendo conto come quando parli di semi ancora non c'è questa... Si parla dei nonni, per cui quando, mentre mio papà si è allontanato dalla campagna, mio nonno ancora coltivava e aveva le sue sementi, per cui si crede che sia un bene reperibile, mentre in verità, appunto, lavorando e cercando sementi, mi rendo conto che sia reperibile, ma non c'è più la generazione che li riproduceva. Persone come mio papà non sono più vicine alla terra, anzi hanno cercato di allontanarsene il più possibile, e allo, per cui sia un po' proprio quello su cui lavoriamo noi tanto,
E io in particolare è la sensibilizzazione alla riproduzione. E Sementi Indipendenti è nato un po', intanto è un gruppo informale, non è un'associazione deliberatamente proprio perché l'ho fondato in modo appunto individuale e non ho il pallino per la burocrazia. Dopo qualche anno è stato fondato con delle amiche e colleghe seminativi, che invece è diventata un'associazione. Vi vorrei parlare di questa esperienza di entrambi i progetti. Per cui Sementi Indipendenti è nato in modo individuale, io collezionavo sementi, mi piaceva tenerle e provavo a coltivarle, ma non ho un background contadino, appunto mio nonno sì, ma mio padre no, io neanche, io andavo al mare. Per cui ho iniziato a capire che c'era questa sensibilizzazione a livello globale sulla necessità di riproduzioni, ho provato a sperimentare, a provare a informarmi. A un certo punto ho cominciato a fare banchetti in piazza, dove vedevo che c'era invece molto interesse da parte delle persone a recuperare le varietà di semi naturali. E ormai il termine biologico è molto inflazionato, per me il termine naturale rappresenta un po' di più quello che è un seme riproducibile. E per cui, vedendo che c'era interesse da parte delle persone, ho continuato a informare soprattutto. Cioè, quando loro venivano a prendere i semi, la cosa che si beccavano era il pippone su perché è importante riprodurre le sementi. E volta dopo volta veniva invitata a parlare di questo argomento, è successo in radio. Siamo stati intervistati dai giornali locali e regionali perché in Sicilia, questo fu inizio nel 2013 e poi andò avanti, c'erano già movimenti abbastanza grossi di riproduzione e salvaguardia del grano, che ormai conosciamo le varietà antiche di grano siciliano grazie a gruppi come Simenza e Giuseppe Lirosi che portarono avanti questa campagne, in vari doppio senso, campagne, campagne, vabbè. E ci sono molte persone attente alle leguminose, per cui è stata recuperata la cicerchia, è stata recuperata la fava, i ceci, e anche gli alberi antichi hanno tutto un loro nucleo di persone interessate, ma le sementi d'orto non interessava a nessuno. Anzi, c'era molto il detto dell'orto vuole l'uomo morto, come ogni volta dicevi, dai, andiamo a seminare, sembrava che stessi veramente dicendo qualcosa di assolutamente faticoso. Per cui, avendo io comunque già avuto un background educativo, ho iniziato a creare dei laboratori che permettessero alle persone sia di imparare a seminare, perché molti l'hanno dimenticato ormai. Quasi tutti qua in Sicilia o moltissimi acquistano le piantine dal vivaio e diciamo che ci sono tanti vivai che sotto banco ti fanno le piantine dai tuoi semi, che ancora è ottimo, e per questo non si sente l'urgenza e il bisogno di riprodurre sementi. Però allo stesso tempo sempre più contadini, anche già navigati, vanno a comprare il vivaio, per cui anche l'F1, perché come sappiamo garantisce certi standard. E come dicevano, è stato detto negli interventi precedenti, la questione dell'identificazione del seme è qualcosa su cui anche io batto molto, perché spesso arrivano semi che ti dicono: ah no, questo fagiolino è basso, è buonissimo, è così quello, tu lo pianti ed è un rampicante, è pazzesco. O ancora una volta portarono il famoso peperone, era verde, questo peperone verde rimane il peperone bianco sicuro, il peperone divenne rosso. Per cui insomma, il gruppo informale, ho provato in vari modi a tracciare questi semi che davo in giro attraverso email, attraverso schede da compilare. Il feedback è sempre stato abbastanza negativo, diciamo. Una volta addirittura un anno su 60 persone che compilarono la scheda per aver affidato i semi, solo 4 mi risposero, di cui solo uno era riuscito a riprodurre semi. Per cui, in un certo senso, nel tempo ho abbandonato questa metodo e ho cercato di fare comprendere sempre di più
Perché è importante riprodurre semi? Perché è importante darli alle persone, anche se non passano attraverso me, che sono un punto di riferimento ormai. Adesso poi parlerò brevemente del progetto della Casa di Canapa, che è anche una zona dedicata alla banca dei semi. Ma da quando mi sono messa principalmente online in piazza, la gente mi chiama sia per ricevere sia per lasciare semi. Per cui ho capito che qua, almeno a livello regionale, è importante poter dire: guarda, io ci sono, vieni, prendili, riproducili e se puoi riportali. Se non li puoi riportare a me, dalli alle persone accanto a te. Però stai attento a se vuoi ibridare, ibridarli, se non vuoi ibridare, a non ibridarli. E questo è stato più a livello individuale e soprattutto di piccolissimi coltivatori. Penso che in questi anni si sia creata una sensibilizzazione, anzi quest'anno addirittura su Palermo una cooperativa ha promosso uno scambio semi, che era una cosa che non era successa fino adesso, per cui insomma è bello che non sia, cioè che si stia diffondendo. Nel 2016 invece due mie colleghe e amiche hanno vinto un bando, l'abbiamo vinto anni prima, ma hanno ricevuto i fondi per un bando regionale con cui fondammo Seminativi. Seminativi aveva l'intenzione di formare dei giovani agricoltori alla riproduzione delle sementi e creare una casa dei semi, che per questo mi chiamarono, perché comunque era il progetto che già portava avanti conservazione e divulgazione, e creare dei contatti con l'Università di Catania e Palermo e soprattutto creare una rete di riproduttori di semi antichi, per cui passammo all'aspetto collettivo. E ci furono dei fondi che investimmo principalmente per girare la Sicilia, che è molto grande e con scarse, certo senso, scarse comunicazioni via terra, per cui diciamo questi fondi principalmente per questo, per creare dei segnalibri in cui spiegavamo, di ogni segnalibro c'era un tipologia di seme, furono 7 i semi che abbiamo preso in custodia, che erano la melanzana bianca, un tipologia di pomodoro siccagno, un mais sempre bianco del territorio. Di questi facciamo questo segnalibro che aveva dietro una scheda, non solo con le sue caratteristiche, ma anche come riprodurlo. E in purezza in questo caso, perché l'evolutiva è qualcosa che esploro da pochi anni, di cui parlo da poco, diciamo. Per cui abbiamo fatto anche appunto altri gadget informativi, ma soprattutto finanziamo degli incontri a livello regionale con dei riproduttori di sementi, ovvero aziende o persone che già avevano esperienza nella semina e nella riproduzione delle sementi a livello aziendale. E fu un grande passo. Il primo anno fummo 15, poi salirono a 16, poi scesero a 12. Poi col Covid ci siamo un po' bloccati, anche perché due delle nostre cime, diciamo, attive, tra cui me, abbiamo iniziato progetti abbastanza sostanziosi, tra cui la costruzione di una casa e, nel caso della mia collega, è una bambina. Per cui tra Covid e impegni siamo un po' diluiti ultimamente. Allo stesso tempo avevamo due incontri annuali in cui come associazione, appunto Seminativi, distribuivamo già dei plateau, in verità, con le specie più sensibili alla semina, tipo mentre fave, appunto legumi, cercavamo di darle, o zucca e melone, cercavamo di darle in forma di seme, cose più piccole, più seccanti, da piantare, da seminare, tipo il broccolo o la lattuga, o cose, questo genere di semi piccoli, cercavamo di darli già seminati, anche perché, come sapete, avendo periodi di semina differente, era difficile incontrarsi due volte l'anno e dare a tutti piantine o tutti a viceversa a tutti i semi, per cui tenendo conto dei periodi tra pianto e semina abbiamo cercato di facilitare così i nostri riproduttori.
In occasione di questi incontri, loro riportavano i semi dell'anno prima o della stagione prima, più sì, della stagione prima, e noi consegnavamo i semi o le piantule della stagione successiva. E funziona, ha funzionato. Abbiamo anche noi invogliato a creare una scheda, noi chiamiamola scheda tecnica, per avere una tracciabilità. Questo con scarsissimi risultati, veramente poche, cioè su 16, tipo 3 persone ci riportavano la famosa scheda tecnica, per cui uno scoglio grandissimo è stato e continua ad essere che ognuno si prenda la propria responsabilità, cioè molto, la maggior parte delle persone devono essere imboccate a prendersi la responsabilità di una semenza, e questo richiede da parte di chi lo promuove un sacco di energia che, appunto, una volta che, come nel mio caso, quando ho iniziato a costruire casa, è mancato sostanzialmente, per cui un po' si è diluito, come ho detto, se non addirittura in alcuni casi perso l'intento da parte del riproduttore o riproduttrice di sementi, che è un peccato, però, cioè. Amen, che cioè, dovrebbe essere uno impegno collettivo, però un po' ci stiamo scontrando e ci siamo scontrate col fatto che sembra che fanno un favore a me a riprodurre le sementi. Questo è qualcosa che mi ha deluso in un certo senso. Comunque, per cui la scheda tecnica. Le piantole, ah, ecco, abbiamo avviato, prima volta in Sicilia, un incontro regionale di scambio semi. Abbiamo avuto due edizioni che si sono fermate l'anno scorso e anche quest'anno a causa del Covid, due edizioni che abbiamo di scambio regionale delle sementi. Come sapete, in Sicilia è appunto un po' difficile spostarsi, la regione è abbastanza grande, e per cui è stato il primo anno avevamo oltre la nostra, altre quattro realtà, il secondo di scambio di semi, a parte le persone che già partecipavano alla Afera Bio di Catania, perché abbiamo fatto in concomitanza con un mercatino locale catanese che avviene ogni una volta al mese. Ed è stato il primo incontro appunto con solo quattro realtà, il secondo incontro, se non sbaglio, ne aveva 6 o 7 e sarebbe cresciuto ancora, perché in realtà da quando ho cominciato c'è stata molta sensibilizzazione a livello di appunto scambio dei semi. E per cui, anche se a livello aziendale ci sono poche aziende che, per cui quando dico aziende intendo persone che effettivamente riproducono per il pubblico piante e cibo e ortaggi. A livello individuale invece c'è molta sensibilità, cioè da quando ho cominciato c'è sempre più gente che mi contatta, viene a vedere il progetto e ricerca semi naturali, e anche gente che inizia a comprendere quanto sia importante riprodurli e renderli reperibili. Proprio ieri abbiamo avuto, parlando del progetto della casa di canapa, è una casa fatta in legno, principalmente con i tamponamenti in calce e canapulo, che ancora stiamo finendo col calce e canapulo di lavorare. E la parte, io sono sempre stata appassionata di sementi e studiando ho compreso l'importanza della conservazione, che oltre alla divulgazione, che penso sia la prima parte, cioè seminarli, conservarli bene è diventato per me una cosa molto importante, perché sempre più spesso, andando a visitare gente che riproduce sementi, li vedo abbandonati nelle casucce di campagna, nelle scatole, nel posto un po' umido. Mi rendo conto che, per quanto ci sia la buona volontà, tenerli bene per dare semi viabili, come si dice, viabili, per dare semi viabili è importante tenerli bene, per cui nella parte diciamo sotterranea, perché è per tre quarti sottoterra,
di questa casa ci sarà una banchetta dei semi con le pareti e il pavimento in terra cruda. Noi ci occupiamo anche di bioedilizia, per cui la terra cruda, che appunto ha tutte le qualità di traspirazione e regolazione termica dell'umidità, sarà la custode di questi semi. E nel frattempo, ieri abbiamo avuto un incontro, il primo incontro sulla semina in particolare. Sto continuando a cercare a educare, perché abbiamo sempre più giovani e persone che si avvicinano alla campagna oramai e alla coltivazione, però hanno sempre meno informazioni, trovo, reali. Cioè, tanti sono contenti di mettere i semi, ma pochi si rendono conto che si ibridano tra di loro le varietà, per esempio. Per cui, per evitare questo, cioè, trovo che l'informazione e la diffusione dell'informazione tramite, l'ideale è tramite incontri di persona, ma anche tramite webinar. Ho da poco fatto un webinar con più di 40 persone che erano interessate a comprendere cosa volesse dire riprodurre semi, credo sia fondamentale per fare capire che è qualcosa di semplice, inteso che è nella memoria genetica di ognuno di noi, perché come umani abbiamo variegato, riprodotto semi dall'alba dei tempi, da quando abbiamo iniziato a rimanere un po' stanziali. Allo stesso tempo è qualcosa che nelle generazioni, con l'allontanamento delle campagne, si è perso come informazione importante, perché tutti sono contenti di avere il frutto antico, ma non gliene frega niente, tra virgolette, di capire perché quel frutto è un'evoluzione di qualcosa che era antico, ma rimane antico. E qui parlo del conservativo. Per cui al momento, non potendo tanto andare in piazza, sia perché appunto sto costruendo casa, ma anche perché, come sapete, ci sono tutte queste restrizioni, sto cercando di diffondere a livello, sì, di diffondere l'informazione e incuriosire le persone, cioè rendere questa questione di riproduzione delle sementi qualcosa che sia divertente, qualcosa che sia facile, perché spesso molti vengono scoraggiati dalla questione dell'ibridazione, per cui cerco di spiegarle in modo che sia comprensibile, cioè non più solo a livello accademico o a livello della persona, dell'agronomo che ti spiega come funziona. Cioè io stessa quando ho cominciato non ne sapevo niente, o sapevo poco, sapevo che mi piaceva e che era importante. Non sapevo esattamente perché, però lo sentivo. Per cui cerco di fare capire alle persone il fatto che culturalmente la cultura e la coltura vanno di pari passo, che al giorno d'oggi noi abbiamo la responsabilità di riprodurre queste sementi e che non lo devono fare solo i grandi, come dire, le ditte, oppure gli agronomi, oppure come si chiamano? Le istituzioni? Sì, le istituzioni o comunque le aziende, ecco, le aziende agricole che hanno ettari seminati, cioè la riproduzione delle sementi può avvenire in modo consapevole anche negli orti locali, come è avvenuto da centinaia di anni negli orti dei contadini piccoli, no? Perché ormai tutti deleghiamo ai grandi, allora lo fanno loro, lo fanno sicuramente bene, no? Per cui penso sia un messaggio importante, vedo che c'è un'ottima recezione. Normalmente, ieri per esempio eravamo una quindicina di persone, tra cui ragazzi di 23 anni, ma anche due signori sui 45 anni, forse un po' di più. Per cui c'è una span, come dire, interessa tanta gente. E poi vedo che anche quando facevo ancora banchetti, che vorrei riprendere a fare, tra l'altro, perché lì proprio vedi la gente arriva tipo calamitata. I bambini adorano i semi, cioè i bambini quando vedono il banchetto di semi, gli sembra il banchetto di caramelle, sono lì in prima fila a provare a seminare. Per cui che il seme diventi non solo cibo, ma altro seme è un po' il messaggio, che lo possiamo fare tutti se lo facciamo con cura. Questa è la parte, cioè la cura.
la conoscenza. Per cui a livello regionale in Sicilia siamo sparpagliati, siamo tanti, c'è poco l'abitudine di integrarsi anche tra progetti. E cioè, sì, per cui è difficile in un certo senso intessere relazioni, un po' per come siamo qua, un po' per la conformazione territoriale, la comunicazione in genere, però avviene. E trovo che appunto arrivando alla pancia delle persone attraverso un prodotto, per cui se ricordare, tanta gente si ricorda alcuni prodotti che appunto ancora mangiavano dai loro nonni, non avendo perso tante generazioni di riproduzione di sementi, arrivando, parlando al cuore alla pancia, si arrivi alla gente. Da questo progetto, appunto, Sementi Indipendenti, essendo un po' più informale, trovo che sopravviva molto bene a ciò che sono i cambiamenti, lo trovo resiliente e si adatta, perché nel momento in cui non ci si è potuti incontrare, si è arrivati online, nel momento in cui, e soprattutto, diciamo, forse come in tanti progetti, non so come funziona bene, cioè, ho sentito le vostre esperienze comunitarie e le trovo molto belle e ispiranti. Qui in Sicilia forse sono anch'io che non sono proprio super comunitario come tipo di persona, però ho sempre trovato che le cose funzionano nel momento in cui c'è una persona che traina, cioè nel momento in cui c'è la persona che motiva, la cosa funziona. Quando la persona non motiva più, tutti un po' si disciolgono invece di sostituire il traino. Forse non sono proprio capace di fare comunità, anche se ci proviamo in varie tecniche. Forse il modo di arrivare al bene comune, come dico io qua in Sicilia, è un po' attraverso l'essere famiglia, cioè prima ti devi conoscere, ti devi volere bene, allora poi lì ti aiutano tutti, ma finché non ci si conosce, non... Sì, un po' ognuno per la sua strada. Per cui al momento cerco di essere disponibile a dare i semi e a conservarli per chi ne ha bisogno. Con poi tutto il pippone legato di è importante riprodurre le sementi, lo puoi fare pure tu. E spesso è bello perché quando meno te l'aspetti arriva qualcuno e ti porta tanti semi dicendoti gli appassionati, cioè cerco sempre gli altri appassionati come me che cercano di, che sanno che è importante, e continuare a distribuire ed informare. E questa è un po' la mia esperienza sulle sementi. Grazie. Grazie Eva. Hai toccato tantissimi punti che ci stanno veramente molto a cuore. Anche noi, come Casa dei Semi della Sardegna, abbiamo diffuso e condiviso con tutte le persone che abbiamo incontrato una scheda con le caratteristiche. Alcune caratteristiche di base sono, diciamo, simili per macrofamiglie, e quindi avevamo creato, ci hanno lavorato moltissimo, specialmente le ragazze di Francesca, Maurizio, Andrea, diciamo che è stato un lavoro di gruppo dove tutti hanno messo le loro competenze per cercare di creare in un foglio A4 delle schede che fossero leggermente diverse, ma in base al tipo di seme che si andava a scambiare, per chiedere appunto cosa andare ad osservare. Quindi delle caratteristiche di base, quali potevano essere i periodi, dove andare a vedere qualcosa di importante, qualche dato da raccogliere, con la speranza che almeno le persone facessero loro questo tipo di tecnica di osservazione nell'orto per autoprodursi i semi. C'era anche una scheda di restituzione, ma appunto anche noi abbiamo avuto l'esperienza che la scheda di restituzione pochissimo è tornata indietro. Mi viene da velocemente citare Vandana Shiva,
che quando sentii la prima volta una registrazione parlava dei contadini indiani, dove sono arrivati a proporre le varietà di mais veramente molto più produttive, e quindi hanno spinto tutti con semplicità a non coltivare più le varietà antiche fino a non avere più semente germinabile. Si è arrivati a un punto dove quindi tutti acquistavano le sementi dalle multinazionali, tanto da che addirittura le ditte sementiere vendevano a credito le sementi, perché il contadino non aveva molto spesso i soldi per acquistarle. Immaginate che in Sardegna le prime sede locali del Banco di Sardegna sono nate per prestare i soldi ai contadini per poter iniziare un'atta agraria, quindi è una cosa che è comune, non è che è diversa da, sì, da altre parti, dappertutto è successo questo. Cosa succede quindi? Che i contadini ogni anno, anche i signori qua, mia moglie qua a fianco, si indebitano ogni anno per risseminare in qualche modo, comunque si investono dei loro soldi per investire nel grano e aspetteranno, sperando che fra 9 mesi tutto vada bene, riusciremo a raccogliere qualcosa. Succede in India che a un certo punto i padri di famiglia non arrivarono i monsoni, quindi non arrivando l'acqua, le piogge, sapevano di per certo che non avrebbero avuto un raccolto, e centinaia di padri di famiglia si misero la fune al collo, si ammazzarono per non lasciare il debito ai figli, perché dovevano soldi alle multinazionali, perché semplicemente non si erano riprodotti il loro seme. È una cosa tristissima, cioè noi questo discorso dobbiamo veramente comunicarlo e far capire alle persone che riprodurre i propri semi è un atto politico, è la nostra libertà. Se noi lasciamo in mano ad altre persone i nostri semi, noi dipendiamo perché noi necessariamente mangiamo, quindi dipendiamo completamente da altre persone che decidono cosa farci mangiare. Quindi quando noi riusciamo durante lo scambio semi a comunicare questo e a dire: senti, è uno sbattimento compilare la scheda di riproduzione, ma se tutti noi ci impegniamo per fare questo lavoro possiamo avere qualcosa indietro. E perdonatemi per questo interventino. L'altra cosa che volevo ricordarvi è di Luca di Asci, che ha parlato dei diversi sistemi per selezionare. Racconto un altro molto carino e semplicissimo per piccole quantità: è una coclea. Praticamente i semi vengono gettati dall'alto e si separano per peso e per forma. Quindi i semi che sono più tondi scorreranno più velocemente, quindi per forza centrifuga si sposteranno nella parte più larga della coclea mentre scendono, mentre i semi con una forma come il grano, che ha anche una riga, quindi diciamo che scendono più lentamente, tenderanno a scendere più verso il centro. Quindi semplicemente facendo cadere i semi in questa coclea, alla fine ci sono delle specie di alette regolabili che possono decidere quindi quale zona vuoi raccogliere. Poi facilmente separare, che ne so, la veccia dal grano, che è una cosa comunissima di quanti facciamo, ma spesso anche appunto separare diverse sementi molto piccole semplicemente facendole cadere su questa coclea. È un sistema che non ha nessun bisogno di nessun motore. C'è solo una ditta che ho trovato in Italia, costa un po', mi pare sui 2.500 euro, una fatta così bene, un acciaio inox, tutta regolabile. In Germania erano molto diffuse, l'abbiamo vista in un agriturismo al sud Sardegna, un agriturismo adesso non mi ricordo il termine, è biodinamico, ecco, è un agriturismo biodinamico, e lo utilizzano appunto per pulire il grano. Quindi volevo segnalare a Luca di Asci quest'altro sistema di pulizia, perché non l'abbiamo visto, e passo la parola ad Elide per vedere eventuali domande e per introdurre Germana, poi ricorderemo anche Nora Gelloso alla fine. Elide? Ci sei? Ciao, sì, mi sentite? Ci sentiamo. Mi sentite? Ok. Non ci sono domande. Mi trovo assolutamente in sintonia con tutte le cose che ha detto Eva, sono assolutamente d'accordo. Visto che non ci sono domande e che ci dovrebbe essere anche Germana che ci sta ascoltando, che l'avevamo invitata a intervenire nell'incontro di stamattina, poi lei stamattina non poteva, insomma ha partecipato a quello di stasera. Secondo me potrebbe essere interessante approfondire con lei una questione, però non so se effettivamente ci sta sentendo. Germana, se ci sei, ci sono. Benissimo. Allora, Germana... La conosciamo da qualche anno, perché l'abbiamo invitata, mi sembra 2 anni fa, a un'iniziativa della Casa dei Semi, in cui iniziavamo
esplorare e approfondire il discorso dei miscugli e delle popolazioni evolutive e anche della riproduzione in purezza. Germana fa parte di Campi Aperti, che è un'associazione di Bologna che organizza tutta una serie di iniziative per la sovranità alimentare e organizza un sacco di mercati contadini proprio a Bologna, e poi fa parte di Fermenti Sociali, che è un'azienda agricola, una cooperativa che produce un microbirrificio e un micromaltificio agricolo, correggimi se sbaglio, Germana. Vorrei focalizzare il tuo intervento su quello che ha significato per voi l'aspetto di rete all'interno delle vostre attività, e in particolare rispetto all'esperimento di cui ci avevi parlato di miscugli di ortive, com'è stata la gestione delle relazioni tra i contadini che hanno partecipato a questo esperimento. Non so se sono stata abbastanza chiara. Sì. Allora, innanzitutto grazie, ma io sono completamente non pensavo che mi avreste chiamato. Allora, provo a togliere se la connessione, ecco. Non so se la connessione regge con anche la telecamera. Sì, sono impreparata perché non mi aspettavo di dover parlare, quindi ero qui serena che ascoltavo. Sì, noi abbiamo un'esperienza un po', cioè mi è piaciuto molto ascoltare tutte gli interventi precedenti, che secondo me parla di realtà molto molto interessanti. Noi abbiamo una situazione, diciamo, un po' diversa da questo, perché la nostra associazione è tutta di perdonatemi il termine, diciamo, chi fa agricoltura a livello professionale, nel senso di persone che vivono effettivamente di agricoltura. C'è una rete per la sovranità alimentare che si fonda, cioè fonda la maggior parte della sua attività sull'organizzazione di questi mercati contadini, che in questo momento sono 7 mercati settimanali nella città di Bologna. Quindi siamo tutte realtà agricole, formali o anche informali, che però, diciamo, fanno dell'agricoltura la propria fonte proprio di sostentamento. E bisogna dire che noi abbiamo cominciato a lavorare sui semi a partire più da un aspetto politico, cioè noi, specialmente qui in Emilia Romagna, che è una regione che ha fatto dell'agricoltura industriale proprio il suo fiore all'occhiello, noi ci siamo ritrovati a lavorare in un'area di completa povertà di semente che non fossero le sementi commerciali. E in realtà le nostre aziende sono tutte per la maggior parte fondate sull'utilizzo di sementi commerciali, ma abbiamo capito proprio che questo è un nostro punto di grande debolezza, e che invece cominciare a riappropriarci delle sementi all'interno di un lavoro che noi stiamo facendo di sovranità alimentare è importante, nel senso che non possiamo considerare veramente questo lavoro fatto compiutamente finché cerchiamo di autodeterminarci sui nostri sistemi di coltivazione, autodeterminarci sui nostri sistemi di commercializzazione, eccetera, eccetera, e poi non abbiamo nessun modo di autodeterminarci rispetto alle sementi. Quindi abbiamo cominciato, come ha detto Elide, anni fa, però è un lavoro lungo e che richiede molto tempo, e anche questa progressiva modifica all'interno delle aziende agricole. Cioè, andando sul concreto, noi abbiamo lavorato con, abbiamo costituito, ecco, l'esperienza quella degli orzi da malto è relativa solo alla nostra azienda, perché siamo gli unici che abbiamo un microbirrificio con micromalteria, e quindi stiamo cercando di, abbiamo cominciato con la supervisione del professor Ceccarelli di costituirci un nostro miscuglio di orzi da malto. E diciamo, come rete, non abbiamo una rete locale, però noi abbiamo sempre cercato di condividere questo miscuglio con tutti gli altri agricoltori che stanno via via avviando in varie parti d'Italia appunto questo lavoro della birra contadina, e questo è un lavoro. Mentre all'interno di Campi Aperti noi abbiamo lavorato appunto con questo miscuglio di pomodoro da industria, e diciamo che in tutte le aziende
cioè nelle aziende che lo utilizzano è ancora in fase sperimentale, nel senso viene utilizzato parallelamente ad altre sementi commerciali. Il problema grosso qui in Emilia Romagna è, cioè veramente è un problema nazionale comunque, è che le aziende un po' grandi, strutturate, si riproducono, la maggior parte delle piantine le acquistano, nel senso si riproducono in aziende solo poche varietà, perché ci vorrebbero strutture molto grandi per le quantità di piantine in un orto professionale. E quindi noi non abbiamo la possibilità di farci riprodurre le piantine dal vivaio con il seme nostro. Quindi le piantine coltivate con il miscuglio sono quelle che riusciamo ad avere in aziende, e abbiamo poche aziende che hanno una serra organizzata proprio per la produzione di piantine. Perché parliamo di migliaia e migliaia di piantine, per vivere di orticoltura bisogna coltivarne veramente tanto. La novità bella rispetto al miscuglio, che appunto viene tenuto in alcune aziende, è che quest'anno, da qualche anno è nato a Bologna un emporio cooperativo, quindi un negozio fatto da una cooperativa di consumatori che sta lavorando anche loro in questa direzione, e loro hanno voluto fare una filiera del pomodoro da industria costituendosi la loro salsa di pomodoro, e ci hanno tenuto all'interno di questa salsa di pomodoro che è in vendita presso il proprio emporio di avere anche i pomodori proprio ottenuti dal miscuglio. E questa è una cosa bella perché si è avuto proprio questo fatto di anche i coproduttori, cioè le persone che ci sostengono in città, che hanno fatto anche la loro parte in questo, e l'esperienza è stata molto importante, quindi ha avuto successo, le persone sostengono, sono disposte ad acquistare questa salsa che costa di più di altre salse biologiche, stiamo parlando sempre di biologico, però pur di sostenere questo tipo di produzione. Quindi questo a me mi ha dato molto speranza, nel senso che quando uno fa un certo lavoro viene anche sostenuto dalle popolazioni, tanto appunto da riuscire anche a portarla avanti. Quindi questa cosa del pomodoro da industria sta proseguendo, e niente, speriamo via via di ampliarlo. Ecco, non so Elide se ho risposto. Sì, penso di sì. Rispetto al discorso del pomodoro, mi sembra che comunque la forza della rete si stia esplicando, no? Piano piano, sì. Però. Sì, noi abbiamo un limite che purtroppo stiamo cercando di... ci rendiamo conto che fare lavori di questo genere senza nessun tipo di finanziamenti non è facile, perché appunto c'è il problema della sanità delle sementi, per cui per noi è importante anche garantire che siano sementi esenti da virosi, e quindi questo chiede far fare analisi presso i laboratori, cioè tutta una serie di... Sì, insomma, ci vuole un grande sostegno, secondo me non tanto a portare avanti questa cosa, ma specialmente in queste fasi di avvio. È importante che ci sia una grande energia. Se vogliamo portare questa spinta alla biodiversità anche nelle aziende agricole professionali, non solo all'interno del circuito per lobbistica, che è comunque un circuito fondamentale per la salvaguardia della biodiversità. Sì, sono d'accordo, e penso si ricolleghi bene anche col ragionamento che faceva prima Luca e con la loro progettualità rispetto appunto al dotarsi di delle strumentazioni che permettano di ottenere dei semi che siano salubri e senti da patologie, che mi sembra un aspetto particolarmente importante rispetto alla ricondivisione del seme senza passare da sistemi troppo strutturati.
E quindi niente, mi sembra importante anche ragionare su quando, no, i sistemi sementieri informali è necessario che si evolvano in qualcosa di più formale, perché alla fine servono dei soldi da investire e dipende insomma da quello che diventa il tuo obiettivo. Sì, ecco, una cosa magari che forse sarebbe importante dire è che noi adesso all'interno di un percorso stiamo costituendo una rete per la sovranità alimentare in Emilia-Romagna, con l'obiettivo proprio di relazionarci con le istituzioni per tutte le tematiche che hanno a che vedere con cosa significa promuovere le filiere locali e contadine. E ecco, all'interno di questo percorso, in cui stiamo chiedendo proprio alla regione una revisione di tutta una serie di regolamenti, stiamo chiedendo anche la revisione dei regolamenti che di fatto non permettono agli agricoltori professionali di scambiarsi fra loro le sementi, perché lo scambio di sementi è possibile, però nel momento in cui io ho in azienda una coltura devo dimostrare un acquisto professionale. Noi stiamo chiedendo alla Regione Emilia-Romagna anche di favorirlo dal punto di vista dei regolamenti, cioè di permettere questo, come appunto è riconosciuto dalla Dichiarazione ONU dei diritti dei contadini, che i contadini tra loro possano scambiarsi sementi. Questo, diciamo, è garantito a livello bistico o in alcuni ambiti, oppure è permesso con tutta una serie di limiti, e noi stiamo cercando che invece questi per i contadini vengano rimossi, quindi stiamo facendo anche questo percorso qui all'interno della Regione Emilia-Romagna. Grazie, Germano. Vedo una mano alzata da Luca. Prego. Sì, sì. Se non c'è nessun altro, però, perché io ci ho parlato. Vai tranquillo, sì, certo, ci sei. Grazie, saluto. Allora, io volevo intervenire su tre cose. Me le segno perché sennò poi mi dimentico, anzi, che in realtà erano quattro. Vabbè, io prima ho dimenticato di parlare anche della campagna Seminiamoli, che è la campagna che come associazione ASCI lanciamo nel periodo primaverile sulle orticole, ma va bene lo stesso. Io volevo dunque intanto dire a Salvatore che è giustamente e puntualmente non intervenuto sulla questione dei metodi di pulizia delle sementi. Lui ha già partecipato al va bene di semi di quest'anno, alla giornata di scambio di semi di quest'anno, negli incontri sulla pulizia delle sementi. Mi ricordo che era attivo, presente, partecipe. Quindi io grazie del suggerimento che hai dato. Però poi, siccome bisogna andare avanti, almeno io sono fatto così, noi come ASCI stiamo andando avanti in questo percorso di individuare modalità, soprattutto strumenti e modalità di valorizzare e gestire degli strumenti collettivi, ma strumenti vuol dire apparecchiature, cioè non aria, apparecchiature. Chi è intenzionato a condividere con noi questo percorso, e mi rivolgo principalmente adesso a te, Salvatore, ma a chi è presente ovviamente, faccia Totò, che dica sì, mettiamo assieme delle progettualità, perché noi stiamo lavorando e abbiamo delle diverse idee su questo, anche se non sono idee tutte finanziate, nel senso che noi un progettino erano banalmente 2000 euro, comunque ringraziamo lo stesso Arca Noae Sizz Academy che ce li ha dati, ci mancherebbe altro, però siamo intenzionati ad andare avanti comunque sulla questione dei metodi di pulizia delle sementi, quindi chi è intenzionato a collaborare con ASCI ce lo faccia sapere, perché mettiamo in piedi delle progettualità condivise. Numero uno. Numero due, Germana ha parlato di popolazioni, allora tra l'altro la popolazione campi aperti è interessante, io la sto usando, la stiamo usando in diverse, la stiamo coltivando in alcune realtà anche fuori, parlo di aziende agricole, non gli hobbisti, senza nulla togliere agli hobbisti, in diverse, anche fuori Piemonte, ed è interessante. Soprattutto perché se piove a sufficienza non devi praticamente fare niente, devi solo fare piantine e metterle a dimora e raccoglierle ovviamente.
Poi volevo fare un po' di pubblicità per quel che riguarda progetti inerenti all'agricoltura contadina, alla biodiversità agricola e all'innovazione, di un progetto che presenteremo non come ASCI, ma come alcuni soci ASCI, più altre realtà amiche dell'ASCI, tra cui ad esempio, anche se c'è ancora anche Riccardo, anche la rete Semirurali, però ci sono anche altre aziende agricole che non sono dell'ASCI, ma sono amiche vicino all'ASCI, sulla soia. Soia per raggiungere uno degli obiettivi, il principale obiettivo è quello di costituire una popolazione di soia eterogenea, una popolazione eterogenea evolutiva di soia a basso fattore nutrizionale, ovvero fruibile direttamente nelle aziende agricole zootecniche o anche di aziende agricole familiari che hanno quelle 4, 10, 50 galline o comunque animali a cui somministrano solitamente la miscela di cereali che vanno a acquistare presso il consorzio e hanno le galline che razzolano fuori, piccolo particolare, gli propinano della soia OGM, no? Quindi basta soia OGM, basta NDT, va bene le conferenze, va bene i convegni, va bene i comunicati, va bene tutto, però operativamente ci interessa che nelle piccole aziende agricole non si somministri più la soia OGM, ci interessa che le piccole aziende agricole autoproducano soia OGM, possibilmente, anzi, calorosamente tutti invitati con pratiche agroecologiche. Noi nel nostro progetto, che è un PSR della Regione Piemonte, abbiamo promosso come azienda agricola, siamo l'unica, purtroppo l'unico PSR che contempla soia e l'unico PSR che contempla trazione animale a livello nazionale. Situazione disastrosa, quindi, quella dell'agricoltura italiana, che pensa ai droni, che pensa all'agricoltura di precisione, che pensa a tutta questa serie di minchiate, no? Come direbbero i miei amici altoatesini. E quindi siete invitati il 16 di marzo. Guarda, mi è arrivata proprio mentre c'era questa diretta, almeno io l'ho vista, la locandina che Piercarlo Tivano della Scuola Agraria di Lombriasco ha inviato, 16 marzo dalle 14.30 alle 16.30, Coppa Sud, cooperazione di piccole aziende per la soia ad utilizzo diretto, lo presenteremo attraverso un incontro in remoto per promuovere appunto l'agricoltura contadina, in particolare in aziende agricole zootecniche, ma comunque poi questa soia a basso fattore antinutrizionale può essere utilizzata ovviamente anche a uso umano, in quanto comunque l'abbattimento termico necessario comunque perché la soia ha un fattore antinutrizionale comunque elevato, un po' come tutte le leguminose, ma in particolare la soia, la si fa cucinandola, quindi si parlerà anche di trazione animale, si parlerà di popolazioni eterogenee evolutive, si parlerà di agroecologia, di coltivazione della soia, per cui siete tutti invitati a partecipare, poi vi invio la locandina. E poi c'era ancora qualcosa che volevo dire, però non me lo sono segnato al volo, e quindi lascerei a questo punto qualcun altro che interviene, così sentite anche un'altra voce. Tranquillo, tanto diciamo che ci prendiamo fino alle 17.30, che era l'orario previsto per questa diretta, quindi abbiamo ancora 20 minuti, c'è un intervento di Pietro Porcetta che ci chiede di parlare, quindi prego Pietro, se ci senti, anche Maurizio vuole. Sì, scusa un attimo, prima di dare la parola a Pietro, una cosa velocissima. Siccome non tutti quelli che stanno seguendo rimangono collegati sempre, ecco, volevo ricordare, come dirai sicuramente anche alla fine, dello scambio dei semi che faremo domani al Nuraghellosa. Quindi appunto ci sarà un incontro in presenza in cui potremo scambiarci semi, informazioni, autoproduzioni, eccetera. Lì al Nuraghe, nello spazio, insomma, a fianco al Nuraghellosa, al bivio che c'è fra la strada per Macomera e la 131 all'altezza di Abbasanta. Quindi da che ora saremo lì, Salvatore? Dalle 11, mi ricordo bene? Più o meno dalle 11 per tutto il giorno, insomma, saremo lì, quindi venite numerosi. Sì, dalle 11 in poi dovremo essere di là, quindi
attraverseremo il pranzo, quindi ognuno può portare qualcosa e poi decidere se mangiare indipendentemente o condividere qualcosa se lo vuole, se lo desidera. La regola è quella di portare tutto ciò che speriamo e vogliamo che ci sia, quindi non c'è un'organizzazione dall'alto dove troverete tavoli, ma appunto se pensate che sia necessario un tavolo, portatevi un tavolo, come se pensate che serva il caffè, portate il caffè e così via. È tutto molto libero e autogestito, noi porteremo i semi sicuramente e cercheremo di diffonderli il più possibile. Bene, Pietro, vai. Ci sei, Pietro? Pietro, devi accendere il microfono, anche volendo la telecamera. Prima il microfono, poi prova anche la telecamera. Ci sei, Pietro? Mi sa che provo a chiamarlo per vedere se ha sì, qualche altro intervento nel mentre. Mentre vedete qualche altro intervento, io lo chiamo. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, no. Dai commenti non ci sono domande. Cioè, c'è una domanda che è: e se diventassimo noi la multinazionale? E anche Ignazio che chiede quando noi sardi siamo disposti a essere un'alternativa al sistema. Beh, io penso che noi lo siamo già, l'alternativa al sistema. Cioè, noi semi noi stiamo cercando di evitare di comprarne, quindi se ce li stiamo autoproducendo, ce li stiamo scambiando, quindi penso che siamo, anzi, finché ci saranno più persone che faranno così, saremo la dimostrazione concreta che non hanno vinto e non possono fare niente per contrastare la realtà dei fatti, che siamo noi che coltiviamo. Forse Francesca vuole intervenire, che è allora, Pietro l'ho chiamato, a un problema di connessione, adesso gli ho detto di provare a uscire e a rientrare, quindi magari, non lo so, Francesca comincia a parlare, poi appena Pietro si connette gli diamo la parola. Sì, benissimo, scusate. Niente, io volevo dire questo, come appunto da tutte queste esperienze sembra che il problema principale che riscontriamo tutti sia proprio il coinvolgere le persone nella gestione collettiva e nella responsabilità collettiva per la salvaguardia della biodiversità. Tutti quanti sono interessati appunto a portarti a casa il seme antico, il seme raro, il seme che viene da un miscuglio, però poi quando bisogna rendere conto di quello che si è fatto, tutti quanti non si sentono attori principali, si sentono, beh, lo farà qualcun altro per me. Ora, a tutti gli incontri della Casa dei Semi, questo è il quinto anno che organizziamo degli incontri, io sono quella che rompe le palle, che lo dice, e che chiede a tutti di appunto di prendersi la loro responsabilità, che il discorso è veramente serio, che si tratta di autodeterminazione, che poi non ci lamentiamo se ci iniettano il vaccino mentre siamo distratti a fare la spesa, eccetera, eccetera. E tutti quanti dicono di sì con la testa, li vedi convinti, dopodiché questi semi non tornano, o se tornano, tornano dagli anziani, diciamo dalle persone che magari hanno vissuto veramente la necessità di salvaguardia di riprodursi i sementi per mangiare. E qui in Sardegna, come in Sicilia, abbiamo ancora un'enorme biodiversità, quindi non c'è il rischio di perderla domani. Il rischio reale è quello che proprio siamo animali d'allevamento, e quindi che le persone si accontentino del mangime, perché alla fine stanno bene così, perché i cervelli sono spenti e non c'è bisogno di accenderli, perché tanto si sta a casa comodi sul divano, eccetera, eccetera. Insomma, la solita storia della storia che si ripete. Ora, voi avete intravisto qualcuno di voi, diciamo, qualche attivatore più funzionante della coscienza delle persone, che prendano coscienza che questo è un discorso collettivo? Qualcuno di voi, per esempio oggi stamattina Alessandro Montelli ha detto i cittadini potrebbero essere un'enorme risorsa, perché potrebbero riprodurre le sementi
diciamo in purezza, visto che non c'è rischio di contaminazione nei campi a fianco. Quindi potremmo utilizzare, cioè chiedere ai cittadini di collaborare in questa maniera, o chiedere ai cittadini un posto nel freezer per conservare una parte delle sementi. Ecco, mi sembrano cose che possono funzionare magari più a Torino, Lucca, che in Sardegna, dove c'è Cagliari, praticamente come città che ha meno agro vicino. Per il resto diciamo che la Sardegna è tutta ancora agricola. Non so, altre proposte, altre idee, possiamo in qualche maniera collaborare noi tra reti dei semi, tra case dei semi, per spingere ancora di più le persone a autodeterminarsi? Ecco, così è uno spunto di riflessione e di discussione. Chiudo il microfono. Non so. Posso provare a dire qualcosa? Certamente. No. Allora, intanto Francesca, molto importante, centrale probabilmente quello che tu sollevi. Parli nel 2021 di reciprocità, puoi capire. Ogni giorno è la saga dell'individualismo. L'infrastruttura del sistema porta a quell'agire. Quindi riuscire ad uscire da quell'infrastruttura è uno sforzo enorme che probabilmente noi facciamo non tanto per una necessità immediata, almeno noi occidentali, quanto perché abbiamo delle visioni un po' diverse. Io non sono uno dei fautori che il cambiamento possa arrivare attraverso la presa di coscienza, mi dispiace. Penso che per quello che si riesce bisogna lavorare di più sull'infrastruttura, perché poi a sua volta determini la sovrastruttura. È chiaro che comunque parlare di semi, di riproduzione, eccetera, eccetera, vuol dire parlare anche di che cosa stiamo parlando, quindi prendere di coscienza di quella roba anziché dell'altra. Le aziende agricole hanno un attivatore che, tra virgolette, perché è molto parziale questa roba, è l'attivatore economico, ovvero costituisci, produci, metti sul mercato il tuo mercato quotidiano, magari un mercatino, il tuo banchetto, la tua azienda agricola, un prodotto che è diverso e ti dà dei gusti diversi e risponde magari anche a delle esigenze specifiche del luogo anziché di un altro. Però è anche vero che noi, se puntiamo a una media scadenza, magari riusciamo ad avere intanto un prodotto che è, se riproduciamo i semi come aziende agricole, quindi per reddito, un prodotto che ha una germinabilità vicina al 100%, perché se io produco i miei semi, l'anno dopo ho la garanzia al 99,9% che i semi germinano. Se faccio un lavoro ben fatto come azienda agricola, ho la sicurezza di avere quello che ho come seme, quindi riproducendo quel seme, seminato, cosa che non sempre succede con i vivai, non sempre succede con i semi da bustina. Ho la garanzia come azienda agricola di avere un prodotto che, se faccio le cose come vanno fatte, produco in maniera biologica veramente, non biologica quella sovvenzionata, finanziata, quella senza chimica di sintesi vera. Ora, quali attivatori altri utilizzare anziché l'interesse economico, comunque l'interesse immediato dell'azienda agricola? Sono probabilmente forse delle, chiamiamole così, convenzioni, patti con dei gruppi di acquisto, ad esempio solidale, anziché gruppi strutturati, che poi fruiranno del nostro prodotto. Sicuramente quelli urbani sono utili, tra virgolette, sono da valorizzare, perché vanno nella direzione di limitare la ibridazione, se hanno un balcone, eccetera, eccetera. E altra proposta che noi, cioè, come dire, condividiamo, perché noi la stiamo già perseguendo, sta pratica, sono gli istituti agrari. Gli istituti agrari, loro comunque per didattica devono fanno degli orti, hanno assolutamente delle aziende agricole, per cui loro seminano, producono. Se noi riusciamo a presentare dei
progettini semplici anche, in cui da noi sta funzionando con gradualità, no? Presentiamo dei progettini in cui noi offriamo la nostra consulenza tecnica, diamo il materiale, loro coltivano poi semi in parcelle che possono essere semi di orticole anziché di grano tenero, almeno per quello che riguarda noi. E sta funzionando, perché tanto loro quel lavoro lo devono fare comunque, farlo con un seme anziché un altro potrebbe quasi essere uguale, se non che con il seme che gli diamo noi di varietà ad alto tasso di biodiversità agricola diventa più interessante, stimolante, chiaramente bisogna trovare il docente interessato a sta roba. Io mi sentirei di rispondere, per adesso mi fermo qua, ripeto, siamo in un periodo in cui la dimensione collettiva, penso, non so se ai minimi storici, però comunque è molto molto bassa. Però in genere quando i livelli di un andamento sono dei livelli molto bassi, ci sono buone probabilità statistiche che poi tendano a crescere, per cui investiamo in questa direzione. E sicuramente investiamo nella condivisione tra realtà, di case delle semenze, di gestione collettiva, di realtà associative, eccetera, eccetera. Passo. Grazie, investiamo molto volentieri. Sì. Grazie, grazie mille, sì. Si vede veramente la passione. Se non sbaglio, allora Pietro Procita non sta riuscendo per problemi tecnici proprio a connettersi, siamo alle 17:20, quindi ormai stiamo arrivando in chiusura. Maurizio, vedo che sei perplesso. No, sono perplesso nel senso che niente, ragionavo sulle ultime sollecitazioni che sono venute, che sono poi, come dire, i problemi biblici che ci troviamo ad affrontare con la nostra appunto casa e ora rete dei semi della Sardegna, e che vedo che sono un po' i problemi che hanno anche altri come Eva Polare e come gli altri gruppi, insomma. Io sinceramente sono scettico sulla coscienza delle persone, non perché non ci sia la coscienza, ma perché secondo me le persone sono troppo lontane da come si produce il cibo e dall'agricoltura, per appunto, come dire, anche coltivare quel pochettino di coscienza che ognuno di noi ha dentro riguardo alla produzione del cibo e quindi l'importanza dei semi. Gli agricoltori, infatti io sono un agronomo libero professionista, oltre che insegnante, poi parlo delle scuole agrarie appunto, e come dire, i cosiddetti consumatori sono appunto fuori da chi produce il cibo e da come viene prodotto. Gli agricoltori sono talmente impegnati a tenere un reddito soddisfacente che non hanno tempo per occuparsi dei semi. Quindi, anche voglio dire, sulla base della nostra esperienza pratica in Sardegna, non solo di un mio pessimismo cosmico, voglio dire, ma del fatto che mi occupo ormai almeno da 15 anni di semi, abbiamo l'esperienza della Casa dei Semi e vedo che appunto l'interesse è fondamentalmente quello di, come dire, qualche ubista, qualche piccolo agricoltore per autosufficienza e di pochissimi agricoltori che io ho sempre voluto coinvolgere in questi ragionamenti sui semi. Quindi, come dire, vedo la cosa abbastanza difficoltosa e l'incontro di oggi, come dire, aveva proprio lo scopo, ci dicevamo con gli amici della Casa dei Semi, di ragionare un po' sul nostro futuro come rete dei semi della Sardegna, cioè, come diceva anche Francesca, cosa possiamo fare per risvegliare questa eventuale coscienza, cosa possiamo fare per essere più efficienti nella conservazione e nella diffusione dei semi. Abbiamo provato appunto a fare diverse cose, l'abbiamo già detto prima, nei vari incontri di scambio semi che abbiamo fatto, abbiamo dato tantissimi semi, raccolto tante schede, però appunto di questi semi sono tornati indietro praticamente quasi nulla. Il coinvolgimento degli agricoltori è stato bassissimo, anche questo probabilmente quasi nullo, e quindi non lo so, ci interroghiamo tutti, e questo incontro aveva anche questo scopo,
su che cosa possiamo fare per come dire, diciamo, rendere più efficace questa divulgazione, non solo dei saperi dei semi, ma anche dei semi. Fra l'altro ne abbiamo discusso diverse volte anche nella nostra rete. Io ad esempio sono sempre stato favorevole al fatto che piccole aziende, anche non strutturate per forza per il vivaismo, producano piantine con appunto questi semi della biodiversità, perché ero conscio di questa difficoltà. E appunto, siccome gli agricoltori professionali hanno bisogno di enormi quantità, o perlomeno grandi quantità, di piantine e semi, chiunque le producesse, viste le difficoltà di cui abbiamo detto, per me comunque in questa situazione perlomeno iniziale era benvenuto. Abbiamo provato anche a fare qualcosa con un vivaio locale, con una cooperativa locale. Abbiamo provato a fare qualche cosa, ma insomma con risultati abbastanza poco soddisfacenti. Poi c'è il discorso delle scuole agrarie. Io insegno appunto in una scuola agraria. Con Francesca, fra l'altro, abbiamo provato a fare qualcosa, io nella mia scuola agraria e lei nella scuola agraria che ha vicino a dove abita, però l'interesse nelle scuole agrarie, questi discorsi, io insegno ad esempio in una scuola dove c'è sia un istituto professionale per l'agricoltura che un istituto tecnico agrario, quindi, come dire, ci saranno credo almeno una ventina, perché abbiamo un consiglio di, cioè un collegio docenti dove ci sono più di 100 insegnanti di ambito agrario, credo che ce ne saranno almeno una ventina che parla di questi discorsi. Ci sono solo io che vengo additato come appunto il figlio dei fiori della scuola. E quindi voglio dire, anche nelle scuole agrarie non è che sia così facile fare questi discorsi, o perlomeno è facile farli, ma poi cadono appunto nel vento. Io, come dire, ai miei ragazzi, pensate che in economia addirittura quest'anno ho fatto un modulo sull'agricoltura contadina, giusto per darvi un'idea della situazione, quindi queste cose parlo ai miei ragazzi, parlo e discutiamo molto. Quest'anno e anche gli anni scorsi ho fatto delle parcelle di riproduzione dei semi, ho fatto delle parcelle di orzo da birra 2 anni fa, ho coltivato i miscugli nelle popolazioni evolutive l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto delle parcelle per riprodurre dei cereali che sono state però allagate dalle enormi piogge. Quindi purtroppo però sono solo, ecco, e quando sei solo in una scuola con tutta la burocrazia che c'è intorno, non è facile portare avanti le cose, lo sa anche Francesca appunto, che ha provato a farlo con una fortuna credo migliore della mia a Siniscola. Quindi il problema è che siamo troppo pochi a dire queste cose, siamo troppo pochi a farle, e le difficoltà, come dire, a volte, come dire, buttano anche giù, deprimono, insomma, come insomma spesso ci hanno anche un po', come dire, riempito di tristezza anche noi della Casa dei Semi, che abbiamo avuto appunto alcuni momenti di sconforto, diciamo. Sono contento proprio di questa iniziativa che, come dire, ci ha messo in relazione, come dire, immediata, anche se alcuni di noi lo erano già con alcune di queste realtà che fanno quello che proviamo a fare noi. Credo che appunto in questo mondo individualista, come diceva Luca Ferrero, che è sempre più volto a essere individualista anche dalla situazione del virus, in cui ci fanno stare chiusi in casa e non ci fanno vedere nessuno, ovviamente è una situazione che appunto, come dire, spinge fortemente verso l'individualità, e quindi certo è un periodo che non favorisce assolutamente, già con le normali difficoltà che ci sono non favorisce queste cose. Quindi credo che iniziative come quella che abbiamo fatto oggi debbano essere fatte più spesso. Non lo so, potremmo, mi viene in mente che potremmo lanciare una sorta di evento in rete fra le varie case dei semi, dove, come, più o meno come abbiamo fatto oggi, e sentirci magari più frequentemente che una volta all'anno, non dico magari tutti i mesi, ma magari, che ne so, 2 volte all'anno, 3 volte all'anno, in cui anzitutto deprimerci di meno e vedere che appunto, anche se siamo pochi, comunque ci siamo.
e nel mentre coinvolgere più persone possibili. Comunque vedevo dai contatti sulla pagina YouTube che stasera c'erano 20-25 persone collegate, stamattina c'erano addirittura 50, e comunque oggi, che ne so, una cinquantina, una sessantina di persone hanno sentito questo discorso, hanno visto che esiste una rete di semi della Sardegna. Alcune delle persone che avete anche citato lo sapevano già da prima, perché le conosco tutte, conosco praticamente tutti quelli che si occupano di semi in Sardegna, che della casa dei semi sapevano già anche, insomma, però appunto le problematiche comunque ci sono, nel senso che siamo lontani, Sardegna è anche una regione grande, ancora un po' più grande della Sicilia, ma soprattutto con meno popolazione, quindi è più facile fare rete, difficile fare rete, però dobbiamo interrogarci su come queste reti possano essere più efficienti e possano ricadere di più e sugli hobbisti, ma soprattutto sugli agricoltori, che è sempre il mio chiodo fisso da buon agronomo, perché se non faremo ricadere queste cose sugli agricoltori, come dice anche Luca Ferrero, credo che prima o poi si stancheranno anche gli hobbisti di farla. Abbiamo due interventi, Pietro e Francesco. Benissimo, allora lasciamoli a loro, perché io sono chiusura. Già, mi sto deprimendo troppo, quindi fate parlare. Vuole intervenire anche Germana? Ha alzato la mano anche Germana. Proviamo se Pietro riesce, che stava provando anche prima. Pietro, ci senti? Ha alzato la mano. Però ha sempre il microfono chiuso, purtroppo. Germana, magari provo a chiamarlo per vedere che problema ha. Non ha accettato all'inizio, quando si è connesso, il microfono alla telecamera, deve accettare l'autorizzazione appena si connette, quindi adesso magari non gli appare più la casellina. Diceva che lo ha fatto, aspetta, provo a richiamarlo. No. Germana? Anche Francesca, se no. Ok, Germana c'è. Sì, no, io non volevo parlare, però questo pessimismo mi ha detto no, devo dire qualcosa. Perché... No, volevo dire che rispetto, tipo, se io penso a 20 anni fa, quando siamo partiti con questo percorso, di non sulle sementi, ma appunto sulla costruzione di una rete locale, eravamo veramente pochi non è che quando abbiamo iniziato c'è stato subito il successo, cioè è stato un lavoro lungo, progressivo, di tanti anni, ma se io lo guardo adesso a distanza di un ventennio, abbiamo costruito tantissimo questa rete, cioè. E quindi questo percorso collettivo è stato faticoso, ci è voluto del tempo, però adesso insomma ha già fatto dei grandissimi passi avanti. E rispetto alle sementi, abbiamo cominciato a parlarne 10 anni fa, abbiamo fatto passi molto piccoli, sono d'accordo, però adesso io, solo guardandomi intorno, sono quante persone hanno cominciato a organizzare case delle sementi, quante persone stanno parlando, cioè c'è un incremento veramente grande. Ed è vero, insomma, non ci possiamo aspettare che le cose cambiano da un anno all'altro, però la mia esperienza di questi ultimi anni è stata che questi aspetti hanno un tale valore intrinseco che fanno fatica, però vanno avanti. Ecco, volevo dare un po' una visione un pochino più ottimistica. Qui il percorso sta andando avanti, è lento, ma mi viene da dire, è lento ma è inesorabile. Ecco. Grazie Germana, certamente. Dobbiamo cercare di restare positivi. Vedrai che domani l'energia arriverà con lo scambio semi, saremo tutti, ci ricaricheremo tantissimo di belle energie. Allora, sì, perdonatemi, è stato un momento un pochettino di tristezza, ma domani credo che anche con l'aiuto del Cannonau saremo sicuramente più euforici. Ho parlato con Pietro. Mi ha detto che appunto non riesce a collegarsi e mi ha pregato di fare da portavoce della cosa che voleva dire. Quindi vi dico io quello che appunto voleva dire Pietro Porcedda, che è un caro amico che si occupa in Sardegna da tanti anni appunto di aspetti legati al sociale, all'agricoltura, appunto alla piccola agricoltura contadina. Pietro proponeva questo, dunque sto cercando di dirlo in poche parole, a
Allora, lui tempo fa ha provato a attivare una rete che lavorasse per fare una proposta su una legge sull'agricoltura contadina regionale. Faccio una premessa, anche se credo che insomma la maggior parte dei convenuti lo sappia, comunque insomma il contadino, il piccolo contadino in pratica non è riconosciuto dalla legislazione ufficiale, che considera l'imprenditore agricolo da sistema, da premi PAC, c'è anche un contadino che fa piccole produzioni di trasformati, appunto deve rispettare le stesse norme che rispetta la Danone e la Granarolo, per dirla in parole povere e sintetizzare. Per cui a livello nazionale diverse associazioni si stanno muovendo per proporre una legge sull'agricoltura contadina. Credo che almeno 2 o 3 proposte di legge siano depositate in Commissione Agricoltura, credo da almeno 3-4 anni. C'è una raccolta firme nazionale per appunto la proposta di questa legge sull'agricoltura contadina, e Pietro, che è collegato con l'associazione ARI, che è l'Associazione Rurale Italiana, stava lavorando tempo fa per, come dire, anche qui in Sardegna, creare una rete che provasse a proporre una legge regionale sull'agricoltura contadina che magari potesse stimolare l'iniziativa nazionale. Questa rete, a cui ho partecipato anch'io all'inizio, però si è sgonfiata perché appunto anch'io non sono riuscito a dargli abbastanza aiuto, per cui Pietro si è trovato da solo e quindi ha lasciato cadere la cosa. Però comunque Pietro è sempre in contatto con l'Associazione Rurale Italiana, che fra l'altro conosco anch'io, e loro ci hanno proposto di, come dire, avere un loro punto d'appoggio qui in Sardegna per collaborare. La cosa interessante dell'Associazione Rurale Italiana, diceva Pietro, è che è legata a Via Campesina, che è un'associazione internazionale che parte appunto dal Sud America e che è molto attiva e molto, come dire, visibile diciamo anche a livello di ONU e di organizzazioni internazionali riguardo appunto le problematiche dei piccoli contadini. Quindi Pietro proponeva che poteva essere, se poteva essere utile o che poteva essere un'idea, quella di vedere se c'è una disponibilità di un gruppo di persone a collaborare con ARI e quindi indirettamente con Via Campesina, quindi metterci in contatto anche con movimenti non solo nazionali come quelli che abbiamo visto oggi, ma internazionali. Anche se anche Rete Semirurali, ad esempio, come ci diceva Riccardo Bucci, è in contatto stretto con movimenti internazionali, per vedere appunto di uscire dall'isolamento non solo a livello regionale e nazionale, ma anche internazionale, vedere se lavorare, ad esempio, una proposta di legge su una legge regionale per l'agricoltura contadina possa essere utile come supporto laterale a questo discorso appunto dei semi e delle sementi. Ecco, questa era la proposta che lanciava Pietro. Poi ringrazio Germana per il supporto a questo mio intervento abbastanza depresso, e che semplicemente che comincio ad andare avanti con gli anni anni e decenni che comincio a sentire questi discorsi e comincio appunto a temere di diventare vecchio sentendo questi discorsi. Quindi insomma mi auguro che il processo, che è, come dici da te, inesorabile, lo diventi anche da noi, però un pochettino più presto della lentezza con cui lo sta facendo adesso. Lascio la parola agli altri. Grazie, abbiamo una mano alzata a Luca, se non sbaglio. Siamo in chiusura, ormai abbiamo superato il tempo massimo, quindi proprio interventi brevi. Saluti, diciamo, ok? Sì, io prego. Ovviamente non voglio assolutamente arrogarmi le conclusioni dell'incontro, sia ben chiaro questo, però mi sento sollecitato da queste ultime considerazioni fatte rispetto a un percorso che invece io ho sempre reputato estremamente deleterio. La questione della campagna delle raccolte firme per una legge nazionale sull'agricoltura contadina è partita dalla patata quarantina, dal consorzio della patata quarantina, circa 5-6 anni fa, da Angelini, seguendo un percorso che, come dire, mi ha sempre lasciato abbastanza perplesso. Io, da un po' di tempo che seguo le vicende politiche, in particolare legate al movimento. Sapete, nella storia della Repubblica Italiana, quante raccolte di firme, di proposte di legge con raccolta popolare hanno raggiunto un esito positivo? In tutta la storia della Repubblica Italiana, 0.
Zero. Non c'è mai stata una legge che è passata con la raccolta firme su una proposta di legge popolare. Dall'altra parte mi viene in mente, quando si parla di queste cose, siccome sono robe che mi appassionano molto, c'è una legge del defunto ormai socialista, però non era della famiglia di Craxi, Taggiuni, no? La legge 300, quella di cui tanto si è parlato ancora in alcuni anni passati per l'articolo 18, che è quella della difesa dei diritti dei lavoratori. Infatti la legge 300 è i diritti dei lavoratori, siglata nel 1970. Allora, quella legge, che era una legge che incideva sulla vita quotidiana di chi aveva principalmente la prole come seguito, fu una legge che non fu raccolta con la raccolta delle firme, ma fu raccolta con lotte di anni e di fortissima intensità. Ovvero, non è pensabile che un cambiamento, un salto di paradigma lo si raggiunge attraverso il bypassare. Come dicevo prima, o decidiamo di lavorare sull'infrastruttura o puntiamo alla sovrastruttura, ovvero puntiamo a quelli che stanno sopra e alla cultura e alle leggi. Io penso che come contadini, mi viene in mente l'esempio dei 200 milioni di contadini indiani che fino a qualche giorno fa hanno fatto delle lotte di anni, scusate, di mesi contro le scelte neoliberiste dell'India, no? Per ottenere dei risultati e, non lo so se le raggiungeranno, qualcosina hanno parzialmente, qualche rinvio l'hanno raggiunto, non lo so. Però io chiudo veramente per dire, signori, allora, se si vuole fare una campagna di sensibilizzazione è una cosa, se si vuole fare una campagna di raccolta firme è un'altra, sono due robe diverse, non si può mischiare le due robe assieme. Numero due, abbiamo tra le mani l'essenza della storia dell'umanità, quantomeno degli ultimi 12.000 anni, no? Ovvero i semi. Lavoriamo sull'infrastruttura, lavoriamo sulle dinamiche di coesione tra chi opera in questo ambito col materiale in mano, ma non andiamo a impelagarci in gironzolamenti che non portano da nessuna parte. Scusate, io sono molto diretto e spesso anche diventa inefficace il mio essere diretto, però è così. Intanto vi saluto tutti, grazie e a presto. Bene, siamo ormai arrivati in chiusura. Elide, non vuol dire qualche cosa? No, ci siamo sentiti sulla chat, appunto conveniamo che ormai il tempo è maturo. Sì. Sicuramente abbiamo preso tantissimi belli spunti, sicuramente ci confronteremo tra noi della Casa dei Semi della Sardegna. Pensiamo che si siano create nuove reti, nuovi bellissimi rapporti tra le persone che sono intervenute oggi, quindi teniamoci in contatto e sicuramente possiamo fare tantissime cose belle insieme. Penso che siamo tanti piccoli semi noi e quindi stiamo lavorando bene, continuiamo a coltivarci bene, la strada l'abbiamo individuata, quindi è solamente appunto una questione di tempo e ci metteremo più energia e più vigore in modo da accelerare, in modo che, come diciamo Maurizio, non invecchiamo prima di vedere qualche luce. Dai, vedrai che ci siamo, ok? Quindi vi saluto e niente, dai, grazie a tutti veramente per questa bellissima serata insieme. Grazie, grazie, ciao. Grazie a tutti davvero. Ciao.